Ok, buonasera a tutti, siamo qui al Dipartimento di Matematica e Applicazioni della Federico II e diamo la parola al nostro direttore di Dipartimento, professoressa Cristina Trombetti, per un saluto. Buon pomeriggio a tutti. Tra poco inizierà la manifestazione Porte Aperte, che ormai si svolge da vari anni, si è sempre svolta in presenza, a causa per ragioni ben note, siamo, diciamo, ancora online. Speriamo di vederci di nuovo dal vivo quanto prima. E niente, con oggi iniziano le presentazioni del corso di studio in matematica e in fisica, ottica e ottometria. E per quanto riguarda il corso di studio in matematica, io lascio la parola ai colleghi che vi descriveranno tutti i dettagli dello stesso. Ringrazio tutti i colleghi che hanno lavorato per questa manifestazione e tutti gli studenti e gli interessati presenti. Grazie. Allora, grazie direttore dei saluti e proseguiamo con la presentazione del corso di laurea triennale in matematica. Il professore Rocco Trombetti ci parlerà del corso di studi triennale in matematica. Sì, allora intanto buon pomeriggio a tutti. Condivido un attimo il mio schermo. Allora spero che insomma sia visibile questa presentazione. Intanto va bene, poiché io sono il secondo a parlare, mi sono permesso di riassumere in questo primo. Questo primo lucido, in questo primo slide, quella che è l'offerta didattica del Dipartimento di Matematica e Applicazioni Renato Cacioppoli al momento. Quindi questo dipartimento organizza un corso di laurea triennale in matematica e poi due lauree magistrali, la laurea magistrale in matematica che vedete in blu qui, e poi un corso di laurea che si chiama Ingegneria Matematica, o dovremmo dire Mathematical Engineering, perché è un corso che si svolge interamente in inglese. Di questi due corsi parleremo, direi, diffusamente dopo. Io adesso mi concentro a presentare appunto un po' come funziona la laurea in matematica, quindi il corso di laurea triennale. E qui ho fatto un breve riassunto di quello che verrò a dirvi, quindi vediamo un attimo che cosa si studia. Parleremo dell'accesso a questo corso di studi. Vi farò vedere un po' le strutture di cui disponiamo. Parleremo dell'organizzazione appunto del corso e vi dico qualcosa del profilo del laureato triennale in matematica e le prospettive, soprattutto le prospettive di studio. Allora, vabbè, che cosa si studia nel CDL in matematica? Lo vedete scritto qui. Il corso, in effetti, si prefigge di fornire solide conoscenze di base in tutti quanti i settori della matematica moderna, ma anche in fisica ed informatica. Precisamente qui ho suddiviso un po' quelli che sono i vari aspetti del sapere matematico, quindi studierete algebra, teoria degli insiemi, delle strutture algebriche, l'analisi matematica, approfondendo probabilmente diciamo, argomenti che avete già incontrato nel vostro percorso di studio, quindi teoria delle funzioni reali di variabile reale, il concetto di infinito, di infinitesimo, il limite, il calcolo integrale, le equazioni differenziali, ma tanto altro, la geometria, si insisterà molto su, diciamo, la geometria euclidea, anche se la si studierà partendo da un punto di vista diverso rispetto a quello che avete utilizzato durante il liceo, quindi partendo, come ho scritto qua, dagli assiomi dell'algebra lineare. Poi nel seguito studierete generalizzazioni dello spazio, della geometria elementare, la teoria delle curve, la teoria delle superfici, vista ovviamente da vari punti di vista, come qua un po' sintetizzato. Si introduce forse per la prima volta la fisica matematica. Non credo che abbiate già visto questioni come quelle indicate qui nell'ultima parte di questo slide, quindi applicazioni della matematica a problemi che vengono principalmente dal mondo della fisica e sviluppo di modelli matematici atti alla formulazione di teorie fisiche. E i fondamenti della matematica, quindi la logica formale, il concetto di verità, il ruolo che ha
la dimostrazione della conoscenza matematica e poi il calcolo delle probabilità, il calcolo numerico e, come dicevo prima, fondamenti di fisica e di informatica. Ok? Più precisamente, tutti quanti questi aspetti del sapere matematico sono suddivisi negli insegnamenti, nei corsi che seguirete nei 3 anni. Dicevo prima, questo è un corso di laurea triennale, quindi si svolge nell'arco di un triennio. E qui ho sintetizzato l'organizzazione dei 3 anni. Quindi vedete, abbiamo, diciamo, un primo anno costituito fondamentalmente da insegnamenti annuali che iniziano alla fine di settembre e si concludono alla fine di maggio, all'inizio di giugno, e come vedete già dal primo anno si comincia, diciamo così, ad insistere su questioni che riguardano sia l'informatica che le conoscenze della fisica. Quindi vedete ci sono questi insegnamenti di laboratorio di programmazione, che è un insegnamento di informatica e fisica 1 con laboratorio, e questioni che vengono poi trattate di nuovo al secondo anno, vedete fisica 2 con laboratorio, e poi c'è, diciamo, una prosecuzione di questo laboratorio di programmazione, anche se ha un taglio più matematico, e si chiama laboratorio di programmazione e calcolo. Poi ci sono gli esami di analisi 2, di algebra 2 e di geometria 2, che si innestano, si collegano direttamente a questi di analisi, algebra e geometria. Nel secondo anno l'esame di l'insegnamento di analisi 2 e quello di fisica matematica rimangono annuali, quindi sono di nuovo insegnamenti che si svolgono durante tutto il corso dell'anno, mentre gli altri sono semestrali. Poi c'è un terzo anno che si diciamo, connotato da un blocco di esami che sono obbligatori, e poi ci sono delle scelte a capo dello studente. Intanto si distinguono due curricula in questo terzo anno. Uno lo chiamiamo curriculum A, che è caratterizzato dal fatto di avere come esame obbligatorio questo logica e fondamenti di matematica, quindi diciamo un indirizzo più generalista, e l'altro invece è caratterizzato dall'insegnamento di metodi matematici per l'ingegneria. Lo chiamiamo curriculum B, che in qualche maniera dà l'idea di connotare un percorso un pochettino più applicativo, pensato principalmente per le persone che a questo livello del loro percorso hanno maturato delle inclinazioni verso la parte applicativa della matematica, e che magari hanno già deciso di iscriversi alla magistrale in ingegneria matematica, o hanno ben chiaro l'idea di proseguire con il corso di laurea magistrale in matematica, ma magari intercettando un indirizzo applicativo. Poi ci sono altre scelte da fare sulla base di questa prima, che lo studente viene chiamato a fare nel momento in cui si iscrive al terzo anno, ed infatti lo studente deve scegliere due corsi in un bouquet che non presento qui, ma sul quale posso rispondere dopo se avete delle curiosità. E comunque tutte quante queste informazioni sono disponibili sul sito del CDS in matematica, di cui pure dopo vi dico qualcosa. E poi c'è un corso a fine integrativo, questa è un'altra scelta che lo studente può fare. Quindi diciamo al terzo anno abbiamo come esami obbligatori geometria 3, analisi 3, probabilità e statistica. Ecco, questo è il momento in cui si introducono le questioni sul calcolo della probabilità, sistemi dinamici, e poi uno tra questi due, a seconda della scelta che si fa a monte, quindi o logica e fondamenti di matematica o metodi matematici per l'ingegneria, e poi, diciamo, sulla base di questa prima scelta, una delinea le altre scelte possibili, cioè, ripeto, questo corso a fine integrativo e altri due corsi a scelta libera. Buon pomeriggio Rocco, io Ciao. sono qui. Ciao. Scusate l'interruzione, ma siccome faccio il giro di tutti i link di porte aperte, allora questo era il momento che mi hanno fatto entrare qui, e quindi però quando tu vuoi posso dire qualcosa, posso fare un Assolutamente, saluto, ma se vuoi, altrimenti allora aspetto. Intanto così, visto che ci sono dei ragazzi collegati anche su YouTube, ti presento, cioè la professoressa che si è appena collegata è Gioconda Moscariello, e lei è il presidente della Scuola Politecnica delle Scienze di Base. La Scuola Politecnica delle Scienze di Base è una macrostruttura alla quale fanno capo, diciamo, i dipartimenti che oggi ospitano questa iniziativa, e che erogano l'offerta formativa di cui stiamo parlando.
Quindi, Gioconda, tu se vuoi dire qualcosa sulla scuola, Salvatore sta moderando l'incontro, quindi per me puoi parlare, perché tu deve decidere Salvatore. No. Però non vorrei fare il lavoro del moderatore. È un piacere averti qui e noi a fine della nostra giornata avremo una presentazione della scuola ad opera di Italo Testa e quindi scenderà nel dettaglio, diciamo, dei luoghi, delle strutture e un po' di tutto, le opportunità che la scuola offre. Però ci farebbe piacere che tu potessi spendere due parole sia come presidente della scuola sia come matematico all'interno di questo nostro pomeriggio. Grazie. Grazie a voi, grazie di avermi invitato e di essere qui. Innanzitutto saluto i ragazzi, ai quali porto quindi il saluto di tutta la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Ragazzi, sono a casa mia in realtà, quindi non mi sento di fare una cosa molto formale perché chiaramente quindi, io sono matematica e come tale afferisco al Dipartimento di Matematica prima che essere presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Però oggi qui sono in veste di presidente di scuola e quindi innanzitutto brevemente vi dico, poi dopo magari il professore Italo Testa vi spiegherà meglio qual è la struttura proprio di tutta l'organizzazione della Federico II ed in particolare della scuola, ma brevemente, giusto per presentarmi, in realtà quindi la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base racchiude, è un'aggregazione dei dipartimenti di area scientifica che afferivano un tempo quindi alle facoltà di ingegneria, alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, alla facoltà di architettura. Queste ora facoltà, diciamo, si sono trasformate in aree didattiche e comprendono in sé appunto i dipartimenti che tutti quanti afferiscono a questa scuola politecnica e delle scienze di base. Ebbene, cosa fa questa scuola? La scuola organizza soprattutto quindi la parte di didattica comune a tutti quanti, quindi i corsi, non so, le interazioni, gli orari, anche quindi come dire, l'assegnazione dei carichi didattici, quindi per i docenti, perché appunto noi siamo insieme, perché condividiamo molte cose, ecco perché ci siamo messi insieme. Condividiamo quindi le materie di base, quindi in particolare la matematica è presente su tutti i corsi di studi della scuola, in una maniera più o meno ampia, dipende ovviamente dal corso che uno sceglie. Qui sono a matematica e a fisica, quindi la matematica chiaramente è presente dappertutto su matematica e su fisica, almeno per la gran parte quindi del percorso, ma anche su tutti gli altri corsi di studi la matematica è sempre presente. Una delle materie, come anche la fisica, che vengono condivise da quasi tutti i corsi di studi. Quindi diciamo, qualcosa, secondo me, quindi essere iscritti alla scuola politecnica, a un corso di studi della scuola politecnica e delle scienze di base, fa sì quindi che lo studente sin dall'inizio possa quindi cominciare ad assaggiare, a vedere l'interdisciplinarietà, rendersi conto quindi delle interazioni che esistono quindi tra le varie scienze, diciamo, applicate o di base. L'altra cosa quindi importante è questa, che la scuola organizza tutte le attività quindi di orientamento, in particolare quindi molti di voi hanno già frequentato anche il PLS, quindi che anche fa parte quindi oltre che dei dipartimenti e anche quindi coadiuvato quindi dalla scuola e ancora quindi sicuramente durante il vostro, già negli ultimi anni magari avete avuto incontri quindi con gli orientatori, ma la giornata di oggi è un punto, non è né un punto di arrivo secondo me, né un punto di partenza. Voi che siete qui sicuramente avete inclinazioni e piacere della matematica, della fisica, cioè avete in mente qualcosa di questo genere che vi piace, ma la scuola quindi organizza tantissimi altri eventi di orientamento che lungo il percorso,
per esempio il primo anno sono previsti dei tutoraggi che sono molto utili quindi per voi studenti per potervi accompagnare lungo il percorso del primo anno, soprattutto per l'ingresso. Poi durante quindi il alla fine del terzo anno ci sta l'orientamento verso le magistrali, perché ovviamente, per esempio, so della laurea triennale in matematica, ma anche quella di fisica, non necessariamente uno, una volta che ha concluso i 3 anni di matematica, deve per forza proseguire su matematica. Ci sono tante altre chance che vengono offerte, dipende ovviamente dalla curiosità, dall'interesse che lo studente ha. Quindi da parte quindi nostra c'è tutta l'interesse e la voglia quindi di aiutarvi, di accogliervi e di far sì che voi possiate realizzare i vostri sogni, perché la cosa più importante quando ci si iscrive all'università è avere un sogno, cioè avere un obiettivo, e iniziare col piede giusto è la cosa più importante, perché nel momento in cui il primo anno parte bene, si comincia a partire bene, allora l'entusiasmo cresce, l'interesse cresce e nello stesso tempo vi sentirete parte di una grande famiglia. Questo lo dico con molto entusiasmo, perché è stato così per me, è proseguito quindi nel futuro, e anche quando quindi ho avuto a che fare quindi con gli studenti, ho collaborato anche quindi all'attuale struttura, per esempio del corso di laurea in matematica, eccetera. Quindi ho fatto sempre quindi con questo spirito di entusiasmo e di gioia che deve caratterizzare, secondo me, ciascuno di noi per la riuscita delle proprie aspirazioni. Non vorrei dilungarmi molto, perché poi se no mi faccio prendere la mano, e poi essendoci pure i fisici non vorrei sembrare troppo di parte, per cui è chiaro, quindi, anche se sono tutti molto amici miei, perché con i quali collaboro ora a livello di scuola, per esempio col professore Testa, quindi collaboriamo molto, con il professore Cuomo, quindi che fanno parte della commissione di orientamento, quindi in ingresso proprio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, e quindi seguono in modo diretto questi avvenimenti. Non ho voluto registrare un video, e vi dico il motivo per cui l'ho fatto, perché così è più bello, però. Sì, perché è vero che siamo online, però perlomeno c'è un po' più di umanità rispetto, quindi anche se mi sto spostando nei vari siti, ho preferito fare così, perché in modo da avere un contatto un attimo più diretto quindi con voi, anche se non vi posso vedere quindi tutti quanti, perché non riusciamo quindi a vederci, ma spero comunque di potervi incontrare presto nei corridoi del Dipartimento di Matematica, oppure quindi nei corridoi delle aule della Scuola Politecnica, dove voi verrete sicuramente nei prossimi mesi a visitare anche i laboratori, e poi ovviamente vi aspettiamo a settembre, quando iniziano i corsi. L'altra, un'ultima raccomandazione, magari ve la faranno anche i coordinatori dei corsi di studi, è quello del test d'ingresso. Non lo sottovalutate, cioè ripetetelo più volte, non pensate che sia una cosa tanto per farla. Io da anni, da sempre si può dire, da quando sono iniziati i test, faccio parte del CISIA, cioè di questo consorzio che prepara i test d'ingresso, e vi posso dire quindi che il livello di predizione quindi del nostro test di ingresso è molto molto alto, e soprattutto quindi vi dà le indicazioni, cioè non superarlo non vi deve abbattere, ma vi deve solo incitare a capire dove sono le vostre, dove c'è qualche lacuna che va colmata, e va fatto in modo che voi possiate cominciare il vostro percorso in maniera consapevole di ciò che andate incontro. Seconda, su questa cosa che hai detto, molto importante, noi nella presentazione abbiamo dei dettagli tecnici che Italo fa vedere. Sì, però è importantissimo, perché negli ultimi tempi, anche a livello di docenti, ho riscontrato che molti non lo fanno più. Cioè, pensano che sia una cosa super... Seconda, abbiamo anche dei risultati
anche sulla predittività, sulla cosa, quindi abbiamo Sì, anche sono molto, molto. molto veloci su questo. Quindi non spoileriamo, lo facciamo dopo tutto il No, no, dettaglio. no, ma è solamente per dare un input e un saluto agli studenti per far capire, perché lo sto dicendo dappertutto dove sono andata da ieri, perché appunto, secondo me, negli ultimi tempi ho visto che è stato molto sottovalutato da parte degli studenti e quindi, secondo me, non deve essere fatto per scoraggiare. Il test d'ingresso è qualcosa che deve essere di aiuto, di supporto, rientra appunto quindi in questa fase di orientamento e che aiuta semplicemente a realizzare le proprie aspirazioni. In Quindi bocca al lupo a tutti i ragazzi. tu ovviamente condividerai la frase di Cacioppoli a questo punto, per cui per tre cose vale la pena vivere: la musica, l'amore e la E matematica. la matematica, ma non lo posso dire perché mi trovo anche in fisica, perché mi vuoi mettere Va in bene lo stesso, dai. Va difficoltà? bene lo Va bene, stesso. allora È riprendiamo lo con stesso. Rocco. Grazie mille, Gioconda. A Grazie a voi, arrivederci, a presto. presto, ciao. Ciao, ciao Gioconda. Allora io riprendo un attimo la condivisione. Non so se vedete. Sì, tu tocca, vai, continua. Ok, va bene, niente, stavo quindi dicendo questo fatto, perché è indicata la matematica, la laurea in matematica, beh, evidentemente ci vuole una certa passione per questa disciplina, quindi sicuramente passione per la matematica e comunque anche una propensione al ragionamento ipotetico deduttivo, induttivo, comunque fantasia, curiosità per le innovazioni tecnologiche, rigore metodologico. Tutti aspetti importanti. Diciamo, per ricollegarmi un po' a quello che dicevo prima, è chiaro che durante questi 3 anni si insegna, si imparano gli aspetti di del sapere matematico, diciamo, della conoscenza, quindi la conoscenza matematica, tutti gli argomenti di cui sopra. Però quello che poi in sintesi si cerca di fare qua è iniziare ad insegnare, ad ordinare, se vogliamo, a concatenare i pensieri secondo il metodo che è quello tipico dei matematici, no? Questo al fine soprattutto di sviluppare chiarezza nella mente e un certo rigore del giudizio, che poi sono cose fondamentali per acquisire una competenza che oggi è sempre più importante, che si chiama problem solving, no? Una soft skill, come la chiamano adesso, che è di fondamentale importanza ed estremamente richiesta. Cioè la capacità fondamentalmente di formulare delle strategie, le migliori strategie possibili in risposta a delle situazioni critiche. E quella del problem solving è una mentalità che lo studente di matematica acquisisce in maniera molto, molto, molto solida. Comunque vedremo poi più tardi, quando parlerà Carlo, diciamo, il quale, diciamo, ci darà un po' un assaggio di che cosa significa proprio ragionare nella maniera in cui lo fa un matematico. Quindi, che cosa significa avere la forma mentis di un matematico. Va bene, velocemente, ci vogliono però delle conoscenze prima di iniziare, lo diceva anche Gioconda. Per esempio, fondamenti di logica formale, un po' di calcolo algebrico e di aritmetica, la trigonometria, gli elementi di base almeno del calcolo differenziale, un po' di fondamenti di fisica e la lingua inglese, un minimo di conoscenza di lingua inglese è importante, se non altro perché bisogna sostenere per iscriversi questo benedetto test, di cui apprendo adesso che anche Italo, sul quale anche Italo poi dirà qualcosa, però io ho preparato questo lucido, fatemi dire, si tratta di un test, come vedete scritto qui, obbligatorio, però è un test di autovalutazione, quindi non c'è un numero chiuso, non abbiamo uno sbarramento per iscriversi a matematica, così come pure per iscriversi a fisica. Comunque si può fare online, ci sono varie possibilità, varie date programmate a partire da febbraio e fino ad ottobre. Il test è strutturato, diciamo, in questa maniera qua. Ci sono 80 quesiti in tutto, abbiamo delle domande che riguardano la matematica di base, il ragionamento, la comprensione di un testo, domande che riguardano anche altre discipline scientifiche di quelle che studiate durante il quinto anno, e poi c'è una parte del test che è dedicata
all'inglese. Ah, non ho detto, non lo so se ho sottolineato questo fatto, adesso mi sono dimenticato. Al primo anno noi abbiamo un insegnamento di inglese, si chiama laboratorio di lingua inglese. Diciamo, non c'è un vero e proprio esame, ma c'è un colloquio, quindi non c'è un voto, ma c'è un colloquio che vi assegna una idoneità. L'insegnamento corrisponde comunque a 5 crediti formativi, quindi ha una certa rilevanza. Se lo studente risponde correttamente, quindi diciamo supera la parte inglese, dedicata all'inglese del test, cioè risponde correttamente ad almeno 20 quesiti, allora ha automaticamente l'idoneità di lingua inglese, quindi non deve fare il colloquio per ottenere l'idoneità al primo anno. Ok? Se invece il test non viene superato, come diceva Gioconda, e lo vedremo anche dopo, non bisogna scoraggiarsi più di tanto, ci si può iscrivere lo stesso, quindi si può perfezionare la procedura di iscrizione, soltanto che vengono assegnati quelli che noi chiamiamo con un acronimo OFA, che sta per obblighi formativi aggiuntivi, come ho scritto qui. Cosa significa? Significa che lo studente deve per forza, come primo esame, sostenere uno degli gli esami relativi agli insegnamenti del comparto della matematica. Quindi nel primo anno noi abbiamo analisi 1, geometria 1 o algebra 1. Significa quindi che come primo esame lo studente che ha un OFA, un obbligo, deve sostenere per forza come primo esame questo. Non può fare come primo esame, non lo so, laboratorio di programmazione oppure fisica 1 con laboratorio. Non so se è chiaro. Diceva Gioconda che allora, questo test è organizzato da questo consorzio interuniversitario, il CISIA online, il CISIA, c'è un sito internet del CISIA che è fatto veramente molto bene. Qui c'è l'indirizzo www.cisiaonline.it. Per cortesia andatelo a guardare quanto prima, anche perché, come diceva Gioconda, c'è la possibilità, c'è una sezione del sito, quando vi sarete iscritti al sito, c'è una sezione interamente dedicata alla possibilità di allenarsi, cioè di effettuare delle simulazioni. E questo è molto importante perché appunto vi mettete un attimo alla prova e poi è anche importante per un altro aspetto perché comunque effettuare il test ha un costo, cioè bisogna iscriversi al test ogni volta che lo si vuole fare e adesso non mi ricordo bene, ma mi pare che il costo di questa iscrizione è 15 o 20 euro, una cosa del genere. E, comunque tutte le informazioni, anche le date nelle quali potete sostenere la prova, sono sul sito, su questo sito qua. Va bene, l'iscrizione invece al test la potete effettuare sul sito della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Il sito internet è questa qua, www.scuolapsb.unina.it. Allora, diciamo, questo quindi per quanto riguarda il talk. Il Dipartimento di Matematica e Applicazioni Renato Cacioppoli si trova nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo. Questa è una foto del plesso all'interno del quale si trova questa struttura, questo dipartimento e come diceva Gioconda, anche io mi auguro di potervi incontrare quanto prima tra i corridoi di questa struttura che è intitolata ad un matematico sul quale non c'è bisogno che io dica niente, Renato Cacioppoli. All'interno del dipartimento c'è una biblioteca molto ampia, questa è una foto di questi ambienti. Molti posti a sedere, un centinaio di posti a sedere, più di 30.000 libri in consultazione con possibilità di effettuare dei prestiti, quindi diciamo gli studenti li possono prendere in prestito, li possono portare con sé, li possono consultare e studiare, oltre poi ai periodici che sono diciamo, dedicati agli aspetti della ricerca in atto nelle discipline della matematica. Ci sono poi dei laboratori di calcolo. Questa fotografia non fa tanto fede perché è una fotografia vecchia. In realtà questi ambienti sono stati recentemente ristrutturati e sono parecchio più belli di come adesso li vedete in questa foto. Anche le macchine sono state sostituite. Comunque i laboratori sono due, ce n'è uno di primo livello, intendo dire un ambiente all'interno del quale vi recherete proprio per effettuare una parte della didattica che riguarda i corsi di laboratorio, di informatica, di laboratorio di programmazione e di calcolo. E poi invece ce n'è un altro che si trova vicino a questo, che è di livello più avanzato, dove sono, diciamo, dove si effettuano delle ricerche molto, molto, molto importanti, dove ci sono dei calcolatori che hanno veramente delle prestazioni molto, molto elevate ed è probabile che dopo Salvatore possa dire qualcosa
su questo, o comunque magari nella fase di discussione finale, se avete delle curiosità. Questa invece è una foto dell'ingresso del campus, questo diciamo è stata fatta in un periodo, probabilmente sarà agosto, vi assicuro che il campus è molto più frequentato di così. Qua abbiamo preso queste due persone, questo uno è mio cugino, un altro è mio fratello, ma diciamo il campus è molto più, è molto frequentato, è un ambiente in cui si sta bene, ci sono delle mense, ci sono dei bar, c'è una copertura wifi in tutti quanti gli ambienti, parecchie aule studio, quindi anche questo è assolutamente un posto da visitare, e vi esorto anche qui a venire quanto prima possibile a farci visita per vedere un po' gli ambienti. E, una cosa su cui poniamo molto l'accento, la mobilità internazionale, cioè la possibilità di svolgere parte del vostro percorso di studi, al terzo anno soprattutto, quindi alcuni mesi del terzo anno, presso altre istituzioni universitarie che stanno all'estero. Qui vedete soltanto alcuni dei simboli, che, diciamo, dei loghi delle università con le quali abbiamo stipulato dei partenariati, e quindi insomma per ognuna di queste università c'è un responsabile interno al nostro dipartimento, in collegamento con uno che si trova invece in queste università, che vi aiuteranno, qualora voi lo voleste, a programmare un percorso di studi da effettuare presso queste università. Ok? Ci sono poi altri servizi di Ateneo molto importanti, Segrepass, che è un portale per i servizi amministrativi agli studenti, che di fatto, diciamo, sostituisce in primis il libretto, che ovviamente è una cosa, il libretto universitario, che si ricordano soltanto quelli della mia generazione, non esiste più. Questo è un portale che segue la vostra intera carriera, dall'immatricolazione fino alla stampa del certificato di laurea. Poi c'è il CLA, il Centro Linguistico di Ateneo, che è la struttura proprio che organizza le attività relative alla lingua, quindi organizza, diciamo, dei corsi. E poi un fiore all'occhiello del nostro Ateneo, in realtà più che del Dipartimento, si chiama il Sinapsi, che è un centro che fornisce supporto e assistenza a studenti diversamente abili o più in generale che si sentono esclusi per una qualche motivazione dalla vita universitaria o hanno difficoltà ad integrarsi, vabbè, a causa magari di disturbi specifici dell'apprendimento o altre difficoltà. Poi vabbè, altri centri, altri servizi di Ateneo, ecco, questo è il centro di Ateneo per le biblioteche, poi c'è la piattaforma Federica e altre cose sulle quali poi posso rispondere se avete delle curiosità. Infatti, Rocco, secondo me a questo punto, visto che anche Gioconda aveva fatto un intervento un po' più lungo, diamo altre informazioni. No, io posso interrompermi, posso interrompere? Sì. No? Ascoltami, non ho molto altro da dire, avevo soltanto fatto questo, vabbè, è un po' il profilo del laureato medio, questo giusto per far vedere un po' agli studenti quello che dovrebbero diventare tra 3 anni se decidono di iscriversi, ma non è molto importante. Quello che forse è più importante è questo lucido in cui ho elencato dei link che secondo me sono molto utili. Beh, innanzitutto il primo, lo avevo già scritto all'inizio, nel primo lucido, è il sito web del corso di studi triennale in matematica. Quindi prego gli studenti di segnare questo indirizzo web e di cominciare a navigare all'interno di questo sito, dove possono trovare tutte quante le informazioni e i maggiori dettagli su quello che io ho appena detto. Poi un altro sito molto importante è questo del Dipartimento di Matematica e Applicazioni, all'interno del quale gli studenti possono acquisire delle informazioni anche, che ne so, sulle attività di ricerca che noi svolgiamo qui all'interno del Dipartimento. Il sito della scuola l'ho già citato, però è importante che ne prendiate nota. Alma Laurea è in effetti il sito, è la banca dati dalla quale ho estratto le informazioni che stavano negli ultimi due lucidi, questi su cui ho un attimo glissato. Un'altra banca dati importante è Universitari, e poi il test d'ingresso e quindi il sito www.cisiaonline.it. Okay. Mi raccomando, prendete nota di questi. Casomai dopo, quando parleranno gli altri colleghi, io posterò questi siti sulla chat di YouTube, così rimarrà anche una traccia per gli studenti. Bene, detto ciò, io saluto tutti, rimango comunque collegato, perché se qualcuno ha qualche curiosità o vuole farmi qualche domanda, io sono qui. Grazie, grazie Salvatore.
Allora, diciamo che solamente a livello di organizzazione della scaletta rimandiamo verso la fine un dibattito con gli studenti, quindi magari sappiamo che le vostre curiosità sono sul mondo del lavoro, che si fa dopo la laurea, insomma, quali sono le vostre prospettive future, sia dal punto di vista, diciamo, dell'impiego che del nuovo, di un'aggiunta di formazione. Quindi lasceremo alla fine tutte le vostre domande e il professore Trombetti rimarrà con noi anche per un ulteriore approfondimento. Adesso vorrei dare la parola alla professoressa Florinda Capone, che è la presidentessa del corso di studi magistrale in matematica offerto dal nostro dipartimento, che ci racconterà alcune cose sul nostro corso di studi. Grazie Florinda. Grazie Salvatore, buonasera a tutti. Innanzitutto saluto colleghi e studenti. Allora, vediamo un po', un attimo solo perché devo cercare un attimo. Ok. Dunque. Sto cercando di condividere lo schermo, eccoci qua. Allora. Buonasera a tutti, io sono Florinda Capone, sono il coordinatore della laurea magistrale in matematica. Allora, diciamo, vi racconterò un po', diciamo, le informazioni, vi darò le informazioni principali dal mio punto di vista per quanto riguarda questo corso di laurea. Poi ovviamente nel dibattito finale chiunque voglia porre, diciamo, delle questioni, magari scendendo un po' più nel dettaglio di alcuni argomenti che tratteremo, io sono a vostra disposizione. Come prima cosa qui diciamo, è indicato l'indirizzo del sito web della laurea magistrale in matematica, dove sono raccolte tutte le informazioni che riguardano il corso di studi, e ci tengo a sottolineare che con l'aiuto costante di colleghi del dipartimento questo sito è sempre costantemente aggiornato nelle varie informazioni. Allora, come ci ha raccontato il professor Trombetti, anche io ho una slide nella quale ho riassunto sostanzialmente tre corsi di studio che fanno capo al Dipartimento di Matematica e Applicazioni, dopo la laurea triennale in matematica della quale ha parlato il professor Trombetti. Ecco, ci sono queste due lauree di secondo livello, entrambe lauree magistrali di durata biennale, e io vi parlerò ovviamente della laurea magistrale in matematica. Una curiosità che comparirà immediatamente ai vostri occhi è questa doppia freccia che compare qui tra la laurea magistrale in matematica e l'engineering e la laurea magistrale in matematica, ma diciamo su questo doppio percorso, consentitemi il termine, ritorneremo tra breve. Ora, entrando nel dettaglio della laurea magistrale in matematica, la prima cosa della quale diciamo, voglio informarvi riguarda i requisiti di accesso. Dunque, per accedere alla laurea magistrale in matematica è sufficiente essere in possesso di una laurea in scienze matematiche, quindi la laurea di primo livello in matematica, ma se anche altri studenti che hanno seguito un percorso diverso volessero accedere alla laurea magistrale in matematica, la possibilità ovviamente c'è. Ovviamente però tutto questo non è con il criterio del silenzio assenso come nel primo caso, ma c'è la commissione di coordinamento didattico che una volta avanzata la domanda da parte dello studente valuterà la carriera pregressa diciamo dello studente stesso e eventualmente al fine di diciamo, fornire un background sufficiente allo studente perché possa intraprendere un percorso formativo, consentitemi il termine, tranquillo, bisognerà che lo studente, nel caso non avesse raggiunto un numero sufficiente di crediti formativi nelle varie aree della matematica, li possieda in ogni caso prima dell'immatricolazione. Poi diciamo, guardiamo un po' più attentamente i contenuti. Allora, la laurea magistrale in matematica, come qui è scritta, diciamo, è volta a fornire agli studenti delle competenze multidisciplinari
che ovviamente da un lato sono fondate sull'acquisizione di solide basi matematiche e ovviamente sono puntate anche a delle conoscenze, per così dire, innovative. L'offerta formativa viene articolata sostanzialmente su tre curricula, che sono il curriculum generale, quello applicativo e quello didattico, e diciamo tutti questi curricula si articolano in corsi fondamentali e in cosiddetti corsi di carattere specialistico. In realtà, diciamo, quello che ci si propone di fare attraverso la laurea magistrale in matematica è di formare figure professionali che siano altamente qualificate nei vari settori della matematica, ovviamente, e che siano caratterizzate attraverso una differenziazione dell'offerta formativa che sia rivolta sostanzialmente a fornire agli allievi soft skills individuali e sviluppate capacità di problem solving, perché questi studenti, gli stessi studenti, possano immediatamente utilizzare le competenze acquisite in un ampio range di settori lavorativi di applicazione della matematica, come ad esempio l'insegnamento, il ramo aziendale, l'informatica e, perché no, anche il prosieguo degli studi. Come dicevo, l'articolazione matematica avviene attraverso tre curricula e ciò che caratterizza, diciamo, la laurea magistrale in matematica è un'ampia scelta di corsi e diciamo i tre curricula, qui ho, attraverso questa slide, ho cercato di schematizzarli e soprattutto puntando l'attenzione sulle caratteristiche principali di ognuno dei tre curricula. Allora, il curriculum generale sostanzialmente vede una prevalenza di argomenti di analisi di algebra e geometria, e questo perché lo studente che sceglierà questo percorso deciderà in qualche modo di approfondire tematiche più astratte di una matematica pura. Poi c'è l'indirizzo applicativo con prevalenza di argomenti, come potete leggere, di statistica, fisica matematica, matematica computazionale, ricerca operativa, che è rivolto a studiare, la matematica rivolta soprattutto alle varie applicazioni nel mondo reale, come la storia ci racconta in base alle richieste degli ultimi anni. E infine c'è il curriculum didattico, abbastanza di recente costituzione, è nato nel 2018, con prevalenza di argomenti legati all'insegnamento della matematica. E come dicevo nella slide precedente, tutti e tre i curricula sono caratterizzati da corsi fondamentali che costituiscono sicuramente, vogliono dare le basi per agli studenti per le ricerche più recenti, e ci sono anche dei corsi specialistici sostanzialmente a scelta dello studente, come vi dicevo c'è un'ampia scelta che lo studente può effettuare e che sono soprattutto rivolti a fornire agli studenti quei contenuti e tecniche avanzate nei vari settori della matematica. Ora farò scorrere davvero molto rapidamente, ma giusto per farvi avere un'idea dell'articolazione attraverso gli esami, gli insegnamenti dei tre curriculum, sia il curriculum generale, qui vediamo l'applicativo, vedete al primo anno i CFU distribuiti sono 60 e così abbiamo anche qui il curriculum didattico. Mentre al secondo anno, in realtà, i tre curricula prevedono un'articolazione sostanzialmente identica e dove c'è una predominanza di corsi a scelta da parte dello studente di varie tipologie, quelli a scelta libera, di tipo affine e così via. Ora, quello su cui voglio puntare l'attenzione, al di là del fatto tecnico e quindi di come è articolato questo corso di studi, quello che voglio sottolineare è che, così come accade un po' per tutte le lauree magistrali che fanno capo alla nostra scuola, cioè alla Scuola Politecnica delle Scienze di Base, tutti quanti noi puntiamo all'interdisciplinarietà e all'internazionalizzazione. Ed è proprio in virtù di questi due processi, in particolare del processo rivolto all'interdisciplinarietà, che la Scuola Politecnica delle Scienze di Base ha dato l'avvio ai cosiddetti percorsi di doppia laurea magistrale interna.
Ora io non scenderò troppo nel dettaglio tecnico, diciamo, di questa tipologia di percorso, vi darò, secondo me, a mio avviso, diciamo, le informazioni più importanti, ovviamente restando a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione. Allora, in realtà, che cosa succede con questo percorso di doppia laurea magistrale interna? In un periodo nominale di 3 anni si offre la possibilità allo studente di, diciamo, di acquisire una doppia laurea magistrale. In che modo? Lo studente che si iscrive al primo percorso magistrale, sempre intendo biennale, durante il proprio percorso di studi, secondo, diciamo, delle regole che sono chiare per i percorsi attivati di fatto all'interno della Scuola Politecnica delle Scienze di Base, sceglierà un percorso formativo che consentirà a lui, al termine dal conseguimento del primo titolo di laurea magistrale, di totalizzare un numero di CFU di norma compreso tra i 50 e i 70 che verrà totalmente riconosciuto all'atto dell'iscrizione alla seconda laurea magistrale, in modo tale da abbreviare il percorso formativo che riguarda la seconda laurea magistrale. Pertanto, se lo studente sarà sufficientemente bravo e motivato, potrà, come dicevo all'inizio, in un periodo nominale di 3 anni conseguire una doppia laurea magistrale, ovviamente ognuna delle due di tipo biennale. Diciamo, il momento topico diciamo, prevede che nella scelta dell'argomento di tesi da discutere per ottenere la prima laurea magistrale, questo argomento dovrà essere assolutamente interdisciplinare rispetto alla seconda laurea magistrale, in modo tale da poter essere speso anche in una seconda fase, quando poi lo studente dovrà conseguire il secondo diploma di laurea. Come vi dicevo, diciamo, per quanto riguarda questo, era, diciamo, quello che generalmente recita il percorso di doppia laurea magistrale interna. Nello specifico, per quanto riguarda la laurea magistrale in matematica, adesso veniamo a capo di quella doppia freccia che c'era alla seconda slide che vi ho presentato, è attivato di fatto il doppio diploma di laurea interno tra la laurea magistrale in matematica e la laurea magistrale in ingegneria matematica o mathematical engineering. Quindi c'è la doppia possibilità, tanto una volta laureatosi in mathematical engineering, conseguire la laurea magistrale in matematica e vale anche viceversa. Ovviamente è a disposizione sul sito web, come vi dicevo, che resterà sempre comunque aggiornato rispetto a tutte le informazioni. Esiste proprio il modo in cui, quindi il percorso formativo che uno studente dovrà seguire al fine di conseguire questa doppia laurea interna. Altra punta, diciamo, di diamante, consentitemi il termine, che è rivolta sostanzialmente all'internazionalizzazione della laurea magistrale in matematica, riguarda questo, il Double Master Degree Program Mathematical Analysis and Modeling, MAMMA, che noi, diciamo, insieme all'Università di Augsburg, di Rouen, di Siviglia e a Tomsk State University abbiamo, diciamo, come programma. In realtà, diciamo, qui lo studente può conseguire questa laurea magistrale, diciamo, a livello internazionale, però ovviamente anche qui ci sono dei percorsi, c'è un percorso che lo studente deve immaginare, perché in realtà questa è l'informazione che voglio darvi riguardo a questo Double Master Degree. In realtà, diciamo, lo studente, per totalizzare 120 CFU complessivi per poter conseguire questo Double Master Degree, deve aver conseguito almeno un minimo di 60 CFU presso l'università, diciamo, di partenza, la Home University, e almeno 15 CFU presso la Host University. E, però ovviamente anche qui a vostra completa disposizione tutte le informazioni che riguardano, diciamo, questa la mobilità internazionale, quindi di questo Double Master Degree.
Anche qui, come il professor Trombetti vi ha mostrato, io ho preparato la slide che riguarda il progetto Erasmus, che è un progetto diciamo molto caro ai nostri studenti, che vede la collaborazione della nostra università, in particolare del corso di studi magistrali in matematica, con le università che sono riportate qui sulla slide. E anche qui chiaramente puntando verso l'internazionalizzazione, questo sicuramente è un programma, ripeto, molto ambito dagli studenti e sul quale noi diciamo spendiamo molte energie a livello dipartimentale e a livello di scuola, nonché di Ateneo. Ora le ultime due slide, non vi rubo altro tempo, riguardano la condizione lavorativa, perché poi alla fine diciamo noi i nostri sforzi li spendiamo però sempre proiettati ovviamente a riuscire ad utilizzare le competenze che abbiamo acquisito con la nostra laurea. Allora qui da questo grafico che io vi ho riportato, la fonte dell'Alma Laurea dell'indagine 2020 ad un anno dalla laurea, è riportata la condizione lavorativa, e se voi fate un confronto, no, tra i dati della Federico II, ovviamente riguardano la laurea magistrale in matematica, e i dati della media nazionale, vedete che siamo assolutamente in linea. E quello su cui voglio puntare, vedete la percentuale del 67,7% di persone che immediatamente impiegano le competenze acquisite nel mondo lavorativo, ma questo dato viene sommato al 16,1% di persone che decidono di impiegare le proprie competenze per continuare gli studi, e quindi parlo di ricerca, parlo di dottorato, parlo di scuole di specializzazione. I settori occupazionali, chiaramente facendo un confronto tra la Federico II e la media nazionale, questo confronto riflette esattamente la situazione diciamo geografica, e quindi si può notare che ci sono diciamo dei settori che vengono tenuti in meno conto rispetto alla media nazionale, mentre ce ne sono degli altri dove l'impiego della forza lavoro dei nostri studenti è diciamo è molto più forte. Io avrei terminato, perché le slide che faccio passare adesso veramente molto rapidamente, il professor Trombetti ce le ha mostrate, i locali, e speriamo veramente, mi unisco a quanto ha detto il professor Trombetti, spero veramente di incontrarvi molto presto di persona nel nostro dipartimento, e la biblioteca, queste sono diciamo i laboratori su quali ha parlato il professor Trombetti, altri atenei, servizi di Ateneo, e anche qui Salvatore, io avevo preparato questa slide per questi link utili, sì, sì. E diciamo la cosa in più c'è l'indirizzo web del sito diciamo dedicato. Però in questo vedi c'è l'indirizzo del sito web della laurea magistrale, che non era sì, sì, no, ho postato questi indirizzi sul YouTube. Ti ringrazio, Florinda. D'accordo. E poi ci rivediamo dopo per il dibattito finale. D'accordo, grazie a tutti. La parola all'altra coordinatrice del corso di studi in ingegneria matematica, Mathematical Engineering, la professoressa Anna Mercaldo, che ci presenterà il corso di studi magistrale offerto dal nostro dipartimento. Buonasera, se Florinda toglie la condivisione. Ecco, grazie. Dunque, grazie Salvatore. La laurea magistrale in Mathematical Engineering è una laurea magistrale internazionale in lingua inglese, che accoglie studenti, oltre che di altri atenei italiani, studenti anche da altri paesi, da paesi stranieri, proprio per il suo carattere internazionale. È incardinata sul Dipartimento di Matematica Renato Caccioppoli. Qui vedete l'indirizzo del sito web, ma abbiamo anche una pagina Facebook e una su Instagram, per cui potete seguirci sulle attività che il corso di studi organizza, e sono aggiornate. Dunque, perché studiare Mathematical Engineering?
il corso di laurea forma una figura professionale che è quella dell'ingegnere matematico, che è fortemente interdisciplinare. Un ingegnere matematico è una figura che media tra i due mondi, quello dell'ingegneria e quello della matematica. Dell'ingegneria ha le nozioni base che gli permettono di affrontare un problema che viene dalla vita reale, appunto dal mondo dell'ingegneria, quindi è capace di affrontarlo, di studiarlo, e come un matematico però ha una conoscenza avanzata della matematica, per cui questa conoscenza avanzata della matematica gli permette di modellizzare il problema che viene dalla vita reale, gli permette di simularlo, gli permette di trovare una soluzione e di riadattarlo al problema iniziale. Dunque, se volete, è in qualche modo è un matematico, un ingegnere matematico è un matematico che però, a differenza del matematico che si è formato nell'ambito del corso di laurea magistrale in matematica, nell'indirizzo applicativo, questo matematico ha delle conoscenze base dell'ingegneria che gli servono per dialogare nelle equip di lavoro, dialogare bene sia con gli ingegneri sia con i matematici e con i fisici. Dunque serve una grande predisposizione, o comunque un grande interesse per il mondo reale e per la modellizzazione matematica. È una figura, quella dell'ingegnere matematico, che è molto richiesta nel mondo del lavoro, e qui vedete dei dati, sono dati tratti dal portale Job Service della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, un portale che è stato fortemente utilizzato in corrispondenza dei Career Day. Il Career Day della scuola arriva ora alla quarta edizione ed è un momento molto importante in cui gli studenti della Scuola Politecnica entrano in contatto con le aziende. Ecco, in questi momenti abbiamo avuto una grande richiesta di ingegneri matematici, come vedete, se guardate giusto questo riquadro rosso, vuole dirvi il livello di interesse verso questa figura da parte delle aziende. E vedete bene che si colloca in una situazione ad un livello notevole rispetto agli altri corsi di studi. Ecco, noi sicuramente abbiamo meno studenti e meno laureati di quanti il mondo del lavoro ce ne chieda. E questo è per dire che si lavora e si lavora presto e bene. Come si accede a Mathematical Engineering? Sicuramente con la laurea in matematica, ma anche con una qualunque laurea triennale dell'ingegneria o della fisica. E poi si può accedere a Mathematical Engineering attraverso i percorsi di doppia laurea magistrale interna, dei percorsi di cui ci ha parlato nel dettaglio la professoressa Capone, non voglio riprendere il discorso, vi dico soltanto, ecco, l'offerta che c'è, sintetizzando proprio il percorso, è un percorso che in 3 anni permette di prendere 2 lauree magistrali con una tesi che è interdisciplinare tra la prima e la seconda laurea. Ecco, qui in questa slide vedete i percorsi di doppia laurea magistrale interna che vedono coinvolti Mathematical Engineering, quindi un laureato magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio accede anche con un percorso di doppia laurea magistrale interna a Mathematical Engineering e così via. Quindi esistono doppie lauree magistrali interne con ingegneria chimica, ingegneria dell'automazione e robotica, ingegneria delle telecomunicazioni e media digitali e poi anche con matematica, ma ce ne ha parlato diffusamente la professoressa Capone. Cosa fa un ingegnere matematico? Bene, i nostri
ex studenti, i nostri laureati hanno trovato impieghi nei campi più disparati. Questo è normale se pensate che l'ingegnere matematico è una figura veramente molto duttile, capace di dialogare in un qualunque contesto lavorativo lo mettiate. Per cui abbiamo studenti che hanno lavorato e lavorano tuttora in centri di ricerca internazionali. Abbiamo studenti che hanno intrapreso un percorso di dottorato proprio qui nel Dipartimento di Matematica, studenti che si sono indirizzati verso l'insegnamento, insegnamento della matematica o della matematica applicata nelle scuole medie, secondarie, superiori, e poi ovviamente nelle aziende con a carattere veramente differenti l'una dall'altra, in campi più nei campi più disparati dell'ingegneria, nonché in società di consulenza o nelle banche. Beh, i nostri laureati, purtroppo i tempi non si sono incollati bene, non abbiamo la testimonianza dei nostri laureati, però vi racconto qualche storia. Maria Grazia, per esempio, ha cominciato a lavorare 4 giorni dopo la sua laurea, ha cominciato come consulente presso l'Alta in Italia e poi si è potuta permettere di scegliere e cominciare poi un progetto di percorso di project manager all'Intesa San Paolo. Francesca ha cominciato e lavora tuttora alla Deloitte. Cristina aveva un forte interesse per il campo finanziario e ha intrapreso un percorso all'interno dell'Intesa San Paolo e anche lei 4 giorni dopo la sua laurea lavorava a Milano. Ci sono studenti che hanno preso percorsi di PhD al Max Planck in Germania o in Austria, come vedete qui, e studenti che attualmente stanno sostenendo il percorso di dottorato qui nel Dipartimento di Matematica e lavorano al laboratorio, il Modal, a cui il professore Cuomo e il professore Piccialli dedicano molta parte delle loro attività di ricerca. Ecco, questa figura, questa foto mi ricorda e vuole raccontare a voi un'esperienza internazionale dei nostri studenti che, diciamo, si è interrotta per queste brutte vicende pandemiche, ma che speriamo di riprendere. Si tratta cioè di incontri, eventi organizzati dall'Università Complutense di Madrid, per cui i nostri studenti hanno partecipato a questa settimana e hanno incontrato studenti delle varie aree dell'ingegneria matematica di vari paesi europei. E questa settimana hanno lavorato a progetti messi a punto dalla Complutense, dall'Università di Madrid e da alcune aziende che hanno avuto modo di dirigere queste equip fatte da studenti. È stata una bellissima esperienza che si è ripetuta per vari anni, ripeto, si è interrotta solo a causa del Covid, ma io spero che possiamo riprenderla e continuare ad incoraggiare i nostri studenti a partecipare a questo evento. L'internazionalizzazione di Mathematical Engineering è già nel fatto stesso che è una laurea internazionale, una laurea magistrale internazionale. Tra i nostri banchi abbiamo studenti che provengono dalla Turchia, dal Marocco, dalla Russia, abbiamo indiani, abbiamo studenti di varie nazionalità, ma i nostri studenti possono intanto anche i nostri possono partecipare al doppio diploma internazionale. Abbiamo avuto studenti francesi che hanno fatto questo percorso qui con Mathematical Engineering, provenienti dall'Università di Rouen, e i nostri studenti appunto possono conseguire questo doppio diploma così come ce l'ha descritto la professoressa Capone. L'Erasmus, anche gli ingegneri matematici hanno a disposizione un largo ventaglio di programmi Erasmus, così come tutti gli studenti del Dipartimento. E, ecco, molto brevemente vi dico che cosa si studia.
avrete tempo per scegliere e per approfondire questo tipo di conoscenze. In questo momento siete più indirizzati alla scelta delle lauree triennali, ma giusto per darvi una panoramica, ecco, vi dico che chi intraprende il percorso di Mathematical Engineering sostanzialmente dedica il primo semestre del primo anno ad approfondire l'ambito matematico. Già nel secondo semestre si comincia a intravedere la necessità di acquisire conoscenze di base che vengono dall'ingegneria, in modo particolare sui sistemi non lineari e su i sistemi, sulla termodinamica e i fenomeni di trasporto. Il secondo anno è dedicato ancora all'approfondimento di certi aspetti dell'ambito ingegneristico, in modo particolare alla fluidodinamica computazionale, l'elettrodinamica, ma qui poi c'è la possibilità veramente di dare sfogo ai propri interessi, di scegliere insegnamenti seguendo le proprie vocazioni. Così, per dire, ci sono stati studenti che si sono interessati all'ambito finanziario e hanno scelto specifici insegnamenti in questo ambito, chi si è interessato invece all'approfondimento della matematica proprio o alla fluidodinamica, ma qui veramente c'è la possibilità, tutta la duttilità del corso di studi per approfondire gli aspetti che più vi coinvolgono, ai quali più vi sentite predisposti. Vi dico che esistono due curricula, il curriculum A e il curriculum B. Al di là dei nomi specifici di questi esami, di questi insegnamenti che troverete, vi dico soltanto che il curriculum A è scelto da chi ha un interesse particolare verso gli aspetti tecnologici, computazionali, informatici, e invece il curriculum B a chi è interessato più all'ambito ingegneristico industriale. Anche il corso di laurea in Mathematical Engineering si tiene nel Dipartimento di Matematica e credo che posso fermarmi qui, Salvatore. I dati essenziali sono passati. Ok, perfetto, siete stati molto tecnici e esaustivi nel presentare i tre corsi di studi. Diciamo che adesso diamo spazio a una seconda parte del nostro intervento, un po' meno tecnica, però un po' più rivolta agli studenti, quindi direi di far accendere le telecamere a tre studenti, ex studenti di matematica, tre giovani matematici, in maniera tale da fare un saluto molto veloce perché siamo lunghi, e poi successivamente ci sarà un bel laboratorio virtuale del professor Carlo Nitsch su ragionare come un matematico, e poi il professore Nitsch ci parlerà anche della scuola meridionale, ed infine vogliamo lasciare una decina di minuti a voi per farci delle domande, diciamo per un dibattito con gli studenti. Quindi diciamo la seconda parte di questa giornata è meno tecnica e lascia un po' più spazio ad un assaggio delle cose che troverete a matematica, dai giovani che qui vedo presenti nella chat fino ad arrivare a questioni di natura divulgativa ed infine qualche informazione che volete chiederci. Allora io inizierei da una donna, magari da Benedetta, e chiederei a Benedetta, Giuseppe e Amina di essere abbastanza veloci perché siamo andati un po' lunghi. Vai Benedetta. Ci sei Benedetta? Sì, ci sono. Buon pomeriggio, appunto sono Benedetta e sono la studentessa del curriculum applicativo di matematica. Vabbè, io ci tenevo semplicemente a dire il perché, diciamo, ho deciso di continuare gli studi dopo la laurea triennale, nonostante comunque, devo dire, le offerte lavorative ci, diciamo, non mancavano. Semplicemente perché penso che avere una preparazione completa e comunque vedere, studiare ciò che veramente ti appassiona ti porta ad avere una diciamo un'ambizione, anche una capacità di poter raggiungere anche dei livelli più alti in un ambito, in ambito lavorativo e nel mondo del lavoro, dove appunto, come hanno già detto le professoresse prima, la richiesta è veramente alta. Sicuramente però devo dire che la mia scelta del continuare gli studi dopo la triennale è stato
diciamo è stata fatta a cuor leggero, perché sicuramente mi trovo in un ambiente che appunto il Dipartimento di Matematica Renato Caccioppoli, che è veramente pieno di stimoli, e non solo per il corpo docenti, che è veramente non solo preparato ma è attento a qualunque richiesta da parte di studenti ed è sempre pronto a, diciamo, ad essere al passo con le richieste del mondo del lavoro, aprendosi soprattutto all'internalizzazione con appunto i corsi di lingua e anche il percorso di doppia laurea interna, come è stato anche già esposto, anche gli Erasmus, l'Erasmus Traineeship e tutto ciò che ci permette di essere pronti per affrontare il mondo del lavoro. E infatti ci tengo a dire che anche i vari recruiter che diciamo nei vari colloqui sono sempre rimasti a bocca aperta e stupiti dall'alta preparazione che hanno gli studenti di matematica, e non solo appunto per la preparazione tecnica ma anche per appunto tutte le skill che ci vengono date da questo percorso. Lascio bene, Benedetta, ci hai fatto un po' arrossire, però diciamo non avevamo preparato il tuo intervento a tavolino. Chiederei ad Amina magari di darci qualche idea sul mondo della scuola e diciamo perché un matematico si deve orientare alla scuola, insomma lei come la vede su questa cosa? Esattamente, salve a tutti, mi chiamo Amina e sono iscritta alla magistrale di matematica curriculum applicativo. E io volevo proprio portare l'attenzione degli studenti al momento esattamente prima della scelta dell'indirizzo, e che immagino che in questo momento tutti si stiano chiedendo: sarò in grado di affrontare l'indirizzo di studi che sto scegliendo? E la mia risposta è assolutamente sì, e posso farvi un esempio proprio mio personale. Io sono stata indirizzata a matematica dalla mia professoressa del liceo, che è stata proprio il mio modello, il mio mentore. E perché volevo fare questo esempio? Perché credo di essere molto vicina agli studenti, da un certo punto di vista, agli studenti che adesso stanno per iniziare l'università, perché nonostante io abbia fatto 2 anni brillanti di matematica al mio liceo, poi ho avuto delle difficoltà agli ultimi anni del liceo perché ci sono stati cambiamenti, non ho avuto più la mia professoressa, e quindi avevo paura di immettermi in questo indirizzo con delle lacune. Perché dico che ci potrebbe essere una sorta di paragone? Perché questi ultimi 2 anni sono stati un po' particolari per i ragazzi del liceo, e quindi possono essere timorosi, possono pensare di avere delle lacune che non potranno colmare, e assolutamente non è così. Noi partiamo da zero in matematica, i professori ripartono da zero, anzi forse sono pure più contenti se non conoscono delle cose, perché loro vi spiegheranno dal nulla tutto e saranno molto molto saranno disponibilissimi, perché noi siamo pochi a matematica e da questo punto di vista è una cosa positiva, perché si crea una sorta di classe che è un continuo del liceo, quindi i professori possono capire le nostre esigenze, le nostre difficoltà rispetto magari ad altri corsi dove sono tanti, e quindi il professore non può capire dove magari gli studenti hanno maggiore difficoltà. E poi anche si crea proprio un legame tra noi ragazzi, che bene o male ci conosceremo poi tutti durante il corso di studi, e io ho avuto soltanto colleghi disponibilissimi, e questo crea forza, aiuta tutti. E quindi non abbiate paura, perché veramente se a voi temete di non seguire questo percorso di studi perché magari pensate di avere delle difficoltà o delle lacune, le colmerete tutte. Basta soltanto avere l'impegno, la buona volontà e la passione per questa materia. Grazie Amine, infatti in effetti hai fatto bene a sottolineare questa cosa, che molto spesso il mito del matematico o dell'ingegnere matematico è quello dello scienziato pazzo, di una persona che è molto lontana dalla realtà, quindi nessuno può fare matematica. Invece, come giustamente hai osservato, basta avere il giusto spirito di sacrificio e anche la giusta passione, per cui il matematico non è uno che vive in un altro mondo, ma è un corso di studi che si può affrontare con tutte, non è una cosa poi così lontana da quella che uno si possa immaginare. Diamo la parola adesso a Giuseppe Arnone, che è un nostro dottorando, ci farà la sua testimonianza. Grazie professore.
Io sono Giuseppe Arnone, un dottorando del 36° ciclo di dottorato in matematica e applicazioni qui al Dipartimento di Matematica e Applicazioni Renato Cacioppoli. Mi occupo di fisica matematica, in particolare fluidodinamica. Dottorato di ricerca. Per poter parlare, sarò molto breve sulle motivazioni e ragioni per cui uno studente può decidere di compiere questo ulteriore passo che segue la laurea magistrale. Voglio molto velocemente ricapitolare concisamente le tappe del percorso universitario che ci hanno già introdotto i coordinatori. Noi tutti abbiamo finito o stiamo finendo, perché immagino ci siano studenti liceali che ci stanno ascoltando, le scuole superiori, abbiamo deciso o possiamo scegliere di entrare in uno specifico settore del sapere. Il primo step è la laurea triennale, dove ci viene data un'introduzione, le basi della conoscenza di questo settore del sapere. Lo step successivo è la magistrale, dove c'è una specificazione di queste conoscenze, e in questa fase sono fasi di studio in cui siamo studenti. Lo step, quello del dottorato, è quello di settorializzazione, dove intendo per settorializzazione scegliere un particolare settore da approfondire, e si passa da essere studenti a ricercatori. E l'idea del dottorato si forma sicuramente alla magistrale, in quella fase di studio dove già abbiamo, come ci ha introdotto il coordinatore della laurea magistrale, si compie la prima parziale settorializzazione, dove decidiamo se intraprendere un percorso più generale, più applicativo o didattico. Quindi può esserci un momento in cui nello studente nasce la necessità non solo di soddisfare un desiderio di conoscenza, ma di volersi mettere alla prova e cercare di fare quel passo ulteriore, di andare oltre. Quindi decidere di intraprendere un dottorato di ricerca significa provare il desiderio di voler dare un contributo in prima persona al progresso della scienza, quindi attingendo a tutto il sapere che abbiamo acquisito durante quegli anni di studio triennale e magistrale, ed applicarlo nel campo di indagine che più ci ha coinvolto emotivamente, per il quale siamo più predisposti. Il professor Trombetti parlava di passione e propensione, io aggiungo la terza P, che è pazienza, perché ci vuole tanta dedizione, quindi passione, predisposizione, pazienza. Queste sono le doti essenziali che, insomma, ritengo servano per fare questo passo. Quindi chiunque sentisse questo desiderio, mi sento di consigliare vivamente di continuare per questa strada, che è un percorso sicuramente non facile, ma che ci dà la possibilità prima di tutto di crescere umanamente, scientificamente, ma anche di viaggiare, e soprattutto quello che è l'essenza, di sentirci parte di una comunità di persone che sono mosse dalla medesima passione per la conoscenza e per il progresso, che noi chiamiamo comunità scientifica. Ecco. Grazie Giuseppe. Allora, a questo punto siamo arrivati al momento del laboratorio virtuale del professore Carlo Nitsch, che ci farà un assaggio, diciamo, di cosa si fa a matematica. Anzi, il titolo del suo intervento è molto stimolante: ragionare come un matematico. Quindi poi chiederei al professore Nitsch di accorciare un po' il suo intervento, che siamo andati abbastanza lunghi. E insomma, non è un problema. Gli lascio il palco. Il mio intervento, mi sentite? Sì, perfetto. Il mio intervento è modulare, quindi posso fermarmi quando voglio. Quindi adesso farò 20 minuti e poi 20-25 minuti, non di più. Un attimo solo che condivido. Vediamo se riesco a condividere. Ecco qui. In questo momento sto condividendo uno schermo vuoto. Si vede, Salvatore? È perfetto. Sì, si vede, Carlo. Ok. Ragionare come un matematico. Beh, non descriverò. Innanzitutto ringrazio tutti i colleghi che hanno parlato prima di me, anche i ragazzi. Ringrazio per questa possibilità. Non descriverò dettagli di ciò che i ragazzi studieranno quando si iscriveranno a matematica, piuttosto affronterò alcuni problemi, per così dire, di matematica ricreativa, che ricreativa non è. Ora, come hanno detto prima di me i miei colleghi, l'obiettivo del corso di studio in matematica è quello di sostanzialmente allenare i ragazzi all'arte del problem solving. Che cosa vuol dire? Saper formulare problemi nel linguaggio più appropriato, prima ancora di risolverli, e poi risolverli. Ora, saper formulare bene un problema è spesso metà della soluzione. E un termine che spesso viene usato con accezione negativa,
ed è legato alla matematica, è astrazione, perché è spesso visto in antitesi al pragmatismo. In realtà astrazione significa elasticità ed è la più grande risorsa che ha un matematico. Il corso di laurea in matematica insegna proprio questo. E saper esercitare quest'arte significa saper decontestualizzare un problema e una soluzione e saper prendere in prestito una tecnica per poterla riadattare in un contesto apparentemente completamente differente. Ora, i problemi di cui vi parlerò sono problemi che sono problemi sostanzialmente simili a quelli che si trovano nella settimana enigmistica, ma sono problemi che hanno accompagnato grandi menti del passato. Sono problemi che sono stati formulati e risolti da grandi matematici. E per questo, secondo me, hanno alcune idee molto brillanti. Nascondono delle idee interessanti, perché appunto anche nei problemi più innocenti spesso ci sono delle idee notevoli. Il primo problema di cui voglio parlare è un problema che io chiamo il problema del cameriere pigro, un problema che venne formulato e risolto da Jacob Steiner. Ora, Steiner era un geometra, quindi appassionato di geometria al punto tale che odiava l'analisi e cercava di fare tutto senza utilizzare mai nessuno strumento di analisi matematica. E Jacob Steiner a un certo punto affronta questo problema. Abbiamo un cameriere che deve suddividere una torta. Il problema era posto in altri termini, ma lo semplifico così. E questa torta battagliata, ma lui è pigro e la vuole tagliare, vuole ottenere il maggior numero di fette effettuando il minor numero di tagli. Quindi un taglio è semplicemente un piano e il cameriere è pigro, le fette non devono essere tutte uguali, semplicemente lui vuole, assegnato un certo numero di tagli, diciamo 4 tagli, capire quante fette riesce ad ottenere. Beh, la maniera classica di affettare è utilizzare dei piani che sono ortogonali al piano della torta, quindi il primo taglio dividere la torta in due. Posso effettuare un secondo taglio, la divido in 4, un terzo taglio divido in 6 parti e poi ottenere bene 8 fette uguali. Ora però ci si rende subito conto che se si vogliono ottenere più fette non è difficile. Una prima possibilità è fare un terzo taglio in questo modo, ottenere delle fette, nessun cameriere taglierebbe mai la torta in questo modo, ma facendo così dopo 3 tagli ho già 8 fette. Ora, in quanti parti si divide? In realtà il problema è questo: lo spazio con 4 piani. Quanto è il massimo numero di parti che si possono ottenere? Ed non è un problema semplice, nel senso che è difficile immaginarlo perché è difficile disegnare dei piani nello spazio. Allora, sicuramente un piano divide sempre in 2 lo spazio. E 2 piani lo dividono in 4 al meglio, 3 piani lo dividono in 8 e 4 piani, beh, cosa fa un matematico? Un matematico per una cosa guarda e ragiona sulla sequenza di numeri 1, 2, 2 piani, 4, 3 piani, 8. La prima cosa che viene in mente è 4 piani sarà 16, 2, 4, 8, il prossimo numero è 16 e la risposta ovviamente non è così semplice, ed è 16 è la risposta sbagliata. Vedete, 4 piani possono essere, 4 piani sghembi possono veramente essere complicati da visualizzare e contare in questo disegno il numero di porzioni in cui lo spazio è diviso non è affatto semplice. Così quello che fa un matematico di solito è cercare di trovare una semplificazione. Allora, perché non ragionare con le rette nel piano? In quanti parti si divide un piano al meglio, al massimo, con n rette? Allora, è chiaro che una retta divide in 2, questo lo sappiamo. E così 2 rette, la seconda retta la disegnerò sghemba rispetto alla prima, in questo modo ottengo 4 parti. 3 rette
Beh, se la terza retta la disegno sghemba rispetto alle prime due, quindi in terza che le prime due, conto le parti, mi rendo subito conto che indipendentemente da dove colloco la terza retta, ottengo sempre 7 porzioni di piano. Quindi 2, 4, 7 è la sequenza di numeri. Aggiungo una quarta retta e già la quarta retta già sembrano esserci più possibilità, ma mi accorgo facilmente che non riesco a far meglio di 11, quindi la sequenza è 2, 4, 7, 11. Chiaramente questa cosa andrebbe dimostrata che non si può fare meglio di 11. E allora, di nuovo, perché non ragionare con i punti che dividono una retta? Cioè il matematico prende un problema e cambia le dimensioni, quindi ero partito da 3 dimensioni, sono passato a 2 dimensioni, adesso vado in una dimensione. Beh, in una dimensione non ho bisogno di dimostrazioni, perché è molto semplice, n punti dividono una retta in n più 1 parti, cioè un punto la divido in 2, 2 punti la dividono in 3, 3 punti la dividono in 4, 4 punti la dividono in 5, quindi quello che è sicuro è che nel caso in cui la dimensione è 1, la sequenza sarà 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera, eccetera, semplicemente i numeri naturali. Ora, come passare da una dimensione a due? Beh, se quindi n punti dividono una retta in n più una parte, se guardo, cerchiamo di trovare, di ricostruiamo, diciamo, lo schemino che abbiamo visto prima, che abbiamo, diciamo, quindi abbiamo la retta divisa da punti, il piano diviso da rette, lo spazio diviso da piani. Questo è quello che abbiamo costruito, diciamo, sostanzialmente empiricamente. Cerchiamo di trovare una qualche relazione tra questi numeri. Beh, per esempio, se io considero un punto divide la retta in due, una retta divide un piano in due. Ora, due punti dividono la retta in tre, due rette dividono il piano in quattro. Se vado a considerare una terza retta, questa terza retta intersecherà le prime due, la retta rossa, in due punti, e due punti dividono una retta in tre parti. Disegno, evidenzio le tre parti. Queste tre parti sono bordo di tre nuove porzioni di piano che prima non avevo. E allora 2, 3, 4, ero partito da 4, ne ho, ci sommo 3 e ottengo 7. Quindi io non so se si vede il mouse, ma 3 più 4 mi ha dato 7. Ok, vediamo se questo ragionamento funziona andando avanti. Prendo una quarta retta. La quarta retta, se sono furbo, faccio sì che intersechi tutte le altre. Beh, questa è la scelta migliore. Indipendentemente da dove la metto, se interseca le prime tre, la intersecherà in tre punti. Tre punti danno luogo a quattro nuove, danno luogo a quattro porzioni di retta. Quattro porzioni di retta vanno a limitare quattro porzioni di piano che prima non avevo. Dunque, quattro ne avevo. 3, faccio 4, 7 ne avevo e il risultato è 11. Ok, quindi vuol dire che ricavando in quante porzioni viene divisa una retta da n punti, riesco a ricavare la progressione di quante porzioni di piano ottengo con n rette, semplicemente andando avanti con questo schemino. Allora l'idea è: perché non farlo e riprodurre questo anche in tre dimensioni? E allora questo chiaramente funziona e lo stesso schema si può ripetere e io mi accorgo che 2 più 2 mi dà 4, 3 più 4 mi dà 7, 4 più 7 mi dà 11, ma anche 2 più 2 mi dà 4, 4 più 4 mi dà 8, 7 più 8 mi dà 15. La risposta alla domanda è 15. Quattro piani dividono lo spazio al più in 15 parti. Jacob Steiner è stato anche uno dei padri della combinatoria. Di fatto questo è un problema di combinatoria. Quindi la sua attitudine ha fatto sì che fosse in grado di formulare e risolvere un interessante problema in cui
diciamo, il passaggio da una dimensione all'altra mi consentisse di risolvere dal caso unidimensionale banale il caso tridimensionale non banale. Ok. Il secondo problema che voglio affrontare è un problema, anche questo di geometria, che è il problema dei tre cerchi. Anche qui c'è un altro matematico famoso coinvolto, che è Monge. Monge è un matematico, forse uno tra i primi che possiamo dire ingegnere matematico, matematico ingegnere. Era esperto di... Monge si occupava di geometria descrittiva e disegno tecnico. E come vedremo, questo problema ha molto a che fare con queste due discipline. Il problema è il seguente. È un problema che si può affrontare nell'ambito della geometria analitica, ma che non è particolarmente semplice in quel contesto, mentre se si usa la geometria descrittiva e il disegno tecnico, la soluzione trovata da Monge è particolarmente brillante. Il problema è il seguente. Dati tre cerchi non allineati, costruire a partire da ogni coppia di questi cerchi le tangenti ai due cerchi. Allora con tre cerchi ho tre possibili coppie di tangenti. Se i cerchi non hanno lo stesso diametro, se diciamo hanno tutti diametro differente, queste tangenti a 2,2 si intersecheranno in tre punti. I tre punti nello spazio si ritrovano su una retta. Ora, questo è un problema di geometria, diremo, elementare, però difficilmente diciamo lo si trova nei libri di scuola, ecco. È chiaro che si possono, almeno teoricamente, usando la geometria analitica, descrivere le rette, l'intersezione tra i punti e andare a vedere se sono allineati, ma è un lavoraccio. Ora, quello che fa Monge è qualcosa... Monge era esperto, diciamo, abbiamo detto, di disegno tecnico. Monge disegnava per Napoleone fortini, ecco, quindi, diciamo, castelli e strutture, diciamo, fortificazioni, ecco. Dunque si occupava anche di rappresentare, attraverso, per esempio, le proiezioni ortogonali, strutture tridimensionali in due dimensioni. E quello che fa Monge è esattamente l'opposto di quello che ha fatto Steiner, passare dalle due dimensioni alle tre dimensioni, cioè far considerare un problema probabilmente apparentemente più difficile, cioè ambientarlo in tre dimensioni, per dimostrare che in realtà la soluzione in tre dimensioni è più semplice. Come possiamo vedere questi tre cerchi? Questi tre cerchi li possiamo immaginare su un piano, nello spazio, come se fossero l'intersezione di tre sfere con un piano. Ora, una volta che ho tre sfere, guardiamole da una prospettiva differente, le posso a due racchiudere in coni, cono tangente a queste due, cono tangente a queste due e cono tangente a queste due. Ora, tre sfere comunque sono disposte, se non sono allineate, le posso immaginare poggiate su un piano. E le posso immaginare poggiate su un piano, ma anche tangenti a un secondo piano. Quindi le posso schiacciare a sandwich tra due piani. Due piani che saranno sghembi, se i raggi delle sfere sono tutti differenti. E questi due piani sghembi si devono necessariamente intersecare. Se si intersecano, si intersecheranno in una retta che conterrà i vertici dei tre coni, dunque i tre coni risulteranno, i tre vertici, che poi sono i tre punti da cui eravamo partiti, saranno allineati nello spazio. Un video qui che abbiamo costruito, diciamo, magari spiega meglio questo tipo di costruzione. Si vede qui, si vedono le tre sfere, i tre coni e i tre punti che risultano essere allineati. Quindi Monge, esperto in geometria descrittiva e disegno tecnico, trova una soluzione, diciamo, brillante a un problema tutto sommato elementare, ma la cui soluzione non è poi così semplice da trovare. E poi passiamo a un altro problema, un altro grande matematico,
il problema del leone e del cristiano, il problema della la fuga impossibile, possiamo dire. Ci sono, la matematica applicativa è ricca di problemi che riguardano fuga e evasioni, e ci sono interi libri dedicati a questo. E questo è un problema, il problema dell'arena, quindi immaginiamo nel Colosseo un cristiano, qui un gladiatore, che affronta un leone. È un problema che è stato formulato da Rado, ora un nome che a voi può dire poco, ed è un problema che ha delle regole molto semplici. Il leone e il cristiano si affrontano in un'arena circolare, l'obiettivo del leone è acciuffare il cristiano, l'obiettivo del cristiano è scappare dal leone. In ogni istante possono decidere di muoversi in libertà in una qualunque direzione, la velocità però è la massima, è la stessa per tutti e due. E la domanda è: esiste una strategia che consente al leone di acciuffare sempre il cristiano? Esiste una strategia che consente al cristiano di sfuggire sempre al leone? Ed è un problema che, diciamo, non è semplice, perché questi problemi sono problemi che ricadono sostanzialmente nella teoria dei giochi, dove, diciamo, due competitor devono decidere una strategia. Qui abbiamo il leone e il cristiano, che possiamo sintetizzare in questa arena circolare come due punti materiali che si muovono. E allora, una strategia del leone abbastanza elementare, poi sarebbe quella più naturalmente un predatore terrebbe, è quella di seguire il cristiano, puntare nella direzione del cristiano e muoversi a massima velocità puntando verso di lui. Beh, se così fa, quello che succede, spero si veda questa animazione, il cristiano semplicemente comincia a scappare di moto circolare uniforme e il leone, indipendentemente da dove parte, non prenderà mai il cristiano. Ora, questa è la strategia banale. Se il leone è un po' più furbo, in realtà, facciamolo partire da un altro punto, sempre utilizzando, non si vede qui, ecco qua, sì, indipendentemente da dove parte, si avvicina sempre di più, ma non lo prende mai. La strategia, una strategia non banale, invece, è quella di seguire il raggio, quella che si chiama follow the radius, e sostanzialmente significa che il leone non segue, non punta verso il cristiano, ma punta, diciamo, lì dove il cristiano sta andando, quindi è come se anticipasse in qualche modo il cristiano. Perché si chiama strategia segui il raggio? Perché la freccia nera indica la direzione del leone. Guardiamo un'animazione, il leone sostanzialmente tende ad anticipare il cristiano, e se il cristiano semplicemente scappa di moto circolare uniforme, viene acciuffato. In questa animazione qui si capisce che il leone descrive nel suo moto una circonferenza tangente alla circonferenza dell'arena, ma di raggio, di diametro, la metà del diametro dell'arena. Ovviamente, geometria elementare, se il cristiano percorre un quarto di circonferenza, il leone, che si trova su una circonferenza di diametro alla metà, compie esattamente mezza circonferenza, dunque si ritrovano al polo nord, se partono da una configurazione in cui il leone è al centro e il cristiano è ad est, ok? Quindi ora uno dice: bene, ma il cristiano potrebbe scappare e cambiare direzione? Questa strategia di seguire il raggio in realtà funziona anche in situazioni più complicate. Quindi anche se il cristiano cambia, purché il leone si adegui, alla fine, sempre percorrendo lo stesso tratto, ovvero un quarto di circonferenza, il leone acciuffa il cristiano. E così per 20 anni il problema viene dimenticato, perché si pensò che la soluzione non era poi così difficile. Il leone, indipendentemente dalla strategia del cristiano, riesce ad acciuffare il cristiano. In realtà, ad un certo punto, un signore, un matematico di nome Besikovic, elabora una strategia differente. Era lì che discuteva con i suoi studenti e si accorge che in realtà il problema non era stato risolto
è che in realtà il cristiano, se invece di correre lungo la circonferenza, si sposta alle, diciamo, si sposta dal bordo, è in grado di costruire una poligonale di lunghezza infinita lungo la quale il leone non è in grado mai di acciuffarlo. E l'idea è molto semplice. Ora vi faccio vedere prima la costruzione geometrica. La poligonale assomiglia a qualcosa del genere. Cosa fa il cristiano? Il cristiano guarda il leone e si muove nella direzione esattamente ortogonale a quella del leone e diciamo che compie un metro. E compie un primo tratto. Poi si gira, guarda dove è andato il leone, si modifica la sua velocità in modo da muoversi in direzione ortogonale di nuovo al leone e compie invece che un metro, mezzo metro. E poi un terzo, un quarto, un quinto, un sesto, un settimo. Ora non ho il tempo di fare i conti, ma usando semplicemente il teorema di Pitagora ci si rende immediatamente conto che il leone non potrà mai, qualunque sia la traiettoria che sceglie, acciuffare il cristiano. E siccome 1 più mezzo, un metro, più mezzo metro, più un terzo di metro, più un quarto di metro, più un quinto di metro, ecco la cosiddetta progressione e la serie armonica, diciamo i matematici sanno bene che la serie armonica, per così dire, diverge, cioè la somma di 1 più un mezzo, più un terzo, più un quarto, più un quinto, più un sesto, eccetera, eccetera, è più infinito, il che vuol dire che la strada che compie il cristiano è questa spirale che si va a avvolgere intorno a quel punto. Ora, anche se sembra che il leone riesce a prendere il cristiano, in realtà non riesce mai ad acciuffarlo veramente. Tutto questo... Beh, questo percorso, questa traiettoria, se vedete questa spirale assomiglia un po', dovete immaginare che una spirale, questa traiettoria spiraleggia all'infinito ed è una traiettoria che assomiglia un po' a un frattale. Ora, non a caso Bezygovic è famoso nel campo dell'analisi matematica, ma soprattutto nella teoria geometrica della misura, per aver studiato, diciamo, le dimensioni fratte e quindi gli oggetti a dimensione fratta, ossia i frattali, e ad aver formalizzato, diciamo, questi concetti. E in sostanza, diciamo, questo è un terzo e ulteriore esempio di come un matematico diciamo esperto, che ha delle skills in determinati diciamo una determinata area della matematica, è in grado di dare un contributo in un problema che non ha nessuna influenza poi sulla matematica, ma di matematica ricreativa, utilizzando proprio le sue abilità. Io ho tanti altri problemi, ma non mi fermo qui perché il tempo a disposizione credo sia finito. Giusto, Salvatore, se posso dire due parole a proposito della scuola? Salvatore. Sì, allora Carlo, eccomi, sì. Relativamente alla scuola, sì, quindi se sì. Vuoi finire due parole soltanto, solo una slide. Che ore sono adesso? Allora, sono sì. Le 15:50. Due parole soltanto, io volevo dire che diciamo ai ragazzi che intendono iscriversi a matematica, ma anche a fisica in generale, alla, diciamo una qualunque laurea della scuola Politecnica, esiste da un paio d'anni la Scuola Superiore Meridionale, che è un'opportunità in più, nel senso che questa scuola mette ogni anno a bando 25 posti per studenti che si iscrivono alla Federico II, quindi che voi vogliate diventare fisici, matematici, ingegneri, chimici, non importa, potete partecipare, c'è un bando ogni anno che si apre a luglio e gli studenti vincitori ricevono una borsa di studio annuale, vitto e alloggio e esenzione dalle tasse universitarie della Federico II, seguono i corsi della Federico II e in più accedono a corsi complementari interdisciplinari che tendono proprio a rafforzare e integrare le conoscenze che vengono impartite, le conoscenze di base che vengono impartite nei corsi. Questo è il sito, e invito tutti quanti, perché non c'è nessun motivo per cui, diciamo, uno studente che si iscrive a matematica, a fisica, diciamo, non debba anche tentare l'accesso alla scuola, perché è un'opportunità in più, diciamo, non toglie nulla,
aggiunge solo qualcosa. Ed è un, diciamo, ed è un'opportunità che solo gli studenti della Federico II hanno. Io vi ringrazio. Vi ringrazio per il vostro tempo e saluto i ragazzi e saluto i colleghi. Grazie. Allora Carlo, sei stato molto gentile e chiaro con il tuo intervento di natura divulgativa. Sono sicuro che adesso i ragazzi inizieranno, quando taglieranno le loro torte, a pensare al tuo intervento e al modo di tagliare una torta nella maniera più efficace o ottimale. A questo punto siamo arrivati quasi alla fine del nostro incontro, abbiamo quasi 9 minuti, non so se il nostro direttore vuole dire qualcosa. No, posso solo continuare a ringraziarvi per la bella manifestazione, per tutti gli interventi, per la puntuale e precisa descrizione anche degli studenti, oltre che dei colleghi, dei corsi di studio e delle esperienze che hanno fatto, quindi ancora grazie. Ok, allora sfruttiamo questi ultimi minuti, visto che i ragazzi di solito con la chat si scatenano un poco, se ci vogliono fare delle domande, quindi su YouTube avete a disposizione una chat, io la leggerò e potete farci delle domande e poi troveremo la persona che più può essere vicina alla vostra risposta. Quindi i colleghi rimarranno ancora collegati per una decina di minuti e quindi a questo punto vi esorto a farci delle domande in chat. Quindi io sto leggendo la chat, vedo che si è anche collegato il professore Testa, perché a seguire ci sarà l'offerta didattica del Dipartimento di Fisica e quindi noi di matematica lasceremo lo spazio ai fisici e sarà la loro volta per la descrizione delle attività del Dipartimento di Fisica. Quindi se i ragazzi collegati, vedo alcuni spettatori, vogliono farci delle domande, questo è il momento giusto. Ho scritto ciao per un pochettino rompere il ghiaccio, di solito le fanno queste domande. Vi ricordo che il professore Testa poi metterà dopo un elenco di firme perché potete attestare la vostra presenza a questo forma. A questo mettiamo incontro. In forma, mettiamo, sì. Sì. Quindi Italo, diciamo così, visto che vedo che i ragazzi sono abbastanza timidi, non hanno ancora fatto domande o noi siamo stati troppo esaustivi a questo punto e abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, per adesso ti lascio la parola così magari sì, puoi... Io direi che possiamo lasciare, visto che sono 15:53, lasciare 5 minuti di pausa. Ricondivido la slide di intervallo. Che ok, allora io ringrazio i colleghi di matematica che sono stati qui con noi, poi ci vedremo domani con loro per il proseguo di queste attività e a questo punto lasciamo un 5 minuti di riposo agli studenti che poi inizieranno con fisica, quindi se volete fare un giro di saluti. Sì, ho tolto la condivisione, quindi... Ciao a tutti. Televisibili. Ciao a tutti, arrivederci. E grazie dell'attenzione. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ok, ora io ricondivido.
Allora, eccoci qui, vedo Gaetano, Festa, Salvatore Amoruso, vi potete anche palesare, c'è anche Leonardo Faviga, lo studente. Eccoci, ciao Gaetano, non ti sentiamo ma non fai... sei mutato. Ciao Italo, buongiorno. Ciao, a tutti. Buongiorno. Buongiorno, siamo per riandare nella... siamo già in diretta, credo. Quindi adesso vi darò la parola. Siamo nella pausa, però penso che tra poco vi cominciamo, va bene? Quindi siamo ancora un pochettino in pausa. C'era Maurizio, forse, che doveva venire. Sì, Maurizio in realtà sarebbe stato lui a presentare questa sì. prima parte, però vediamo, insomma. Io stare, sì, penso che... dovrebbe arrivare fra poco, prendiamo altri due minuti. Nel frattempo vi comincio a presentare Gaetano Festa, il coordinatore del corso di laurea triennale in fisica, e sarà con noi oggi pomeriggio. Vero, ti fermi fino a dopo, giusto Gaetano? Giusto. Giusto, corretto. Poi c'è Salvatore Amoruso, collegato anche, il coordinatore della magistrale, ma ci dovrà lasciare. Ciao Salvatore. E poi ciao. Però dopo ci vorrà lasciare, però poi stiamo facendo un po' di caffè, che stiamo intervenendo, stiamo aspettando, tanto siamo, anche se siamo su YouTube non fa niente, siamo in diretta. Così poi ci sta Leonardo Faviga, che è uno studente, rappresentante degli studenti, che ci ha dato gentilmente la sua disponibilità a parlare, poi ci sta Alessio Parrati, che è un altro studente della magistrale, che oggi si deve sconnettere, ma domani ci sarà. Giusto? Perfetto, poi vedo anche sì. Cristian Magliano, giusto? Buonasera. 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 Non mi ricordo se è studente di dottorato o di magistrale, va bene? Dottorato in fisica. Benissimo, quindi fa parte dei dottorati, benissimo. E quindi ci siamo quasi tutti. Io aspetterei altri due minuti che dovrà intervenire anche Maurizio e poi Rosario De Rosa per ottica e ottometria. Abbiamo comunque materiale abbastanza per poter parlare il pomeriggio, abbiamo sentito matematica e adesso poi toccherà a noi. Domani mattina siamo di nuovo noi, abbiamo 38 spettatori connessi su YouTube, che appunto probabilmente sono studenti di scuola, però non sappiamo, purtroppo queste dirette su YouTube sono così, nel senso che non abbiamo il controllo, anche perché non abbiamo manco i notizie dagli insegnanti, quindi questo è un ulteriore gap, però dai, ce la potremmo fare. Allora, ancora due minuti, io penso che farò una breve introduzione alla giornata per chi si stesse connettendo adesso, poi passeremo la parola ai coordinatori e dopo passiamo la parola a Maurizio. Buongiorno. Ciao Maurizio. A tutti, mi sentite? Eccoci qua, sì, ci sentiamo. Stavo presentando la scaletta, così anche gli studenti collegati che si collegheranno poi nel futuro eventualmente, perché tutti questi filmati rimarranno su YouTube, rimarranno, quindi sono a disposizione. Stavo più o meno raccontando quello che faremo oggi e anche domani tecnicamente, quindi dopo la prima presentazione di questa giornata poi vi lascerò la parola per la presentazione del corso di laurea triennale. C'è anche Rosario De Rosa, ciao Rosario, che è coordinatore invece di ottica e ottometria, che si seguirà a stretto giro subito dopo la presentazione di fisica. Ciao Rosario. E poi lasceremo la parola ai ragazzi, agli studenti della magistrale e del dottorato, e poi faremo una conclusione, quindi parleremo anche del dottorato degli sbocchi, come hanno fatto effettivamente i matematici già nella prima parte, vero Maurizio? Sì, accenneremo già, diciamo, agli sbocchi, poi magari lo affrontiamo più nel dettaglio rispondendo okay. alle eventuali domande dei ragazzi, alle curiosità. Sì, esatto, quindi... Allora, io nel frattempo che ci siamo tutti quanti, comincio, visto che sono le 4.03, io comincio a presentare brevissimamente di che cosa stiamo parlando, quindi sconnetto per un attimo, cerco di non connettere cose sconvenienti e vi connetto, chiudi la presentazione e andiamo sulla giornata di oggi. Quindi una presentazione di scuola, brevissima, perché però giusto per introdurre il tema, perché anche prima in matematica non ce l'abbiamo fatta a presentare tutto, essenzialmente perché siamo qua, essenzialmente.
oggi è la giornata, giornate tipicamente rivolte all'Open Day. Questo era il secondo anno consecutivo che lo facciamo online. E presentiamo in questi giorni, contemporaneamente a noi, ci sono anche gli altri corsi di studio di scienze, di cui fisica fa parte della scuola Politecnica in Scienze di Base. Allora, io brevissimamente, tutte queste slide saranno sul sito, quindi io qui le lascerò molto molto velocemente. Ci sono informazioni sull'Università Federico II, la più antica, con tantissima storia, che dal 1224, la terza università più antica in Italia, prima università al mondo, è organizzata appunto nella scuola Politecnica, scuola di scienze umane, medicina e chirurgia, agraria e veterinaria. Nella nostra scuola c'è il collegio di scienze, che ha, insieme al collegio di ingegneria e di architettura. Allora, nel collegio di scienze noi siamo qui. Eccoci qui, abbiamo fisica e ottica e ottometria. Queste sono le nostre lauree triennali tecnicamente, poi dopo la specializzazione dei magistrali ne parleremo anche dopo, comunque ci si specializza dopo il 3 più 2. Io direi, infatti, le lauree magistrali che poi arrivano dopo la triennale, che sono suddivise nei vari dipartimenti, sono per fisica, sono quelle di fisica, data science, è una prossima laurea forse in quantum technology, è vero Maurizio? Mi confermi? Una prossima laurea magistrale, giusto? Sì, è in attivazione. È in attivazione, speriamo presto. Quindi. Ok, allora io lascerei adesso, visto che siamo già tutti quanti presenti, tu ci sei già, la parte dei servizi un attimino nei momenti più un po' più avanti, perché ci sarà la parte dei servizi, alcune notizie tecniche che riguardano i test di accesso, che sono anche molto importanti, che però lascerei con un po' più di calma subito prima delle domande dei ragazzi, così se hanno qualche domanda più specifica legata a questi aspetti è possibile farlo, perché di solito spesso sono su questo. Quindi io adesso mi fermerei qui come presentazione, quindi come contesto, come quadro che stiamo facendo qui. Lascerei la parola o a Gaetano o a Maurizio, come vi siete messi d'accordo voi. Devo solo farvi una domanda, se dovete proiettare un video, io ho il video, quindi eventualmente se avete dei problemi a proiettare il video che abbiamo pure noi, il video del nostro corso di studio con la magistrale, posso condividerlo io tranquillamente, va bene? Perfetto. Quindi vi lascio, dovreste avere i permessi per poter condividere, giusto? Confermate? Ora facciamo una prova, condivido io e vediamo se la presentazione funziona. Vediamo se riesco a condividere direttamente la presentazione in questo modo. Vediamo. Sì, sei sul PowerPoint, sei. Sì, però voglio vedere se riesco a presentare poi. Si vede la presentazione? Avanti. Avanti, andando avanti. Si vede, sì. Sì, perfetto, benissimo. Allora mi taccio io. Prego Maurizio, che ti presento. È stato il coordinatore della laurea triennale in fisica fino all'anno scorso, giusto Maurizio? Esatto, quindi ci accompagna in questa transizione con il professore Gaetano Fest e il professor Maurizio Lorio, quindi ci accompagna nella transizione, quindi presenta lui queste prime, un po' introduce il nostro corso di laurea e la magistrale e il dottorato. Prego Maurizio, ti lascio la parola. Grazie Italo. Allora, io faccio un po' gli onori di casa, do il benvenuto ai ragazzi che sono interessati a conoscere il percorso di laurea in fisica, in che cosa consistono i nostri corsi di laurea. Lo faccio io semplicemente perché ci alterniamo un po' e anche per mostrare ai ragazzi che ci sono varie persone che si occupano di gestire i corsi di laurea e di seguire tutti i problemi connessi alla didattica, ai corsi, per garantire la massima efficienza dei nostri corsi di laurea. Allora, come vi ha detto il professor Testa, noi siamo l'area di fisica e poi vedrete anche ottica e ottometria, che è un corso di laurea presso il nostro dipartimento, e cominciamo col descrivere, diciamo, dove ci troviamo fisicamente. Noi ci troviamo nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo. È un complesso grande, è un campus, diciamo, più nello spirito dei campus internazionali, anche se magari non
uguali, che so, quelli americani, ma questo è un problema di mancanza di spazio a Napoli, ma comunque con spazi ampi, comuni, come vedete qui ci sono aule studio, biblioteche, laboratori, sparsi un po' per il campus, e il campus è occupato da molti dipartimenti, da quelli di chimica, biologia, di fisica, matematica, ma anche quelli per esempio di economia, scienze della terra e così via. Quindi è un ambiente in cui incontrate studenti un poco di tutte le discipline, soprattutto di area scientifica. All'interno del campus poi c'è alcuni degli edifici, sono aulari comuni per le lezioni, altri sono del Dipartimento di Fisica vero e proprio. Il Dipartimento di Fisica ospita il corso di laurea triennale in fisica vero e proprio, che si tiene in parte presso le strutture del Dipartimento, in parte presso le aule comuni che ci sono nel complesso di Monte Sant'Angelo, negli aulari, che sono quelli che assicurano una capienza più grande. Cosa fa lo studente che si iscrive a fisica? Qual è il percorso che fa? Il percorso chiaramente parte da una conoscenza, una buona conoscenza della matematica e della chimica, che per noi sono le discipline di base che lo studente apprende, soprattutto il primo e il secondo anno, perché ovviamente la fisica è importante, ma si basa sia sulla matematica e ha forti ramificazioni anche nella chimica. Poi i ragazzi approfondiscono la conoscenza della fisica di base classica e moderna. Classica, diciamo, è quella più tradizionale, quella studiata fino all'inizio del Novecento, e poi dall'inizio del Novecento comincia la fisica moderna con la relatività, la meccanica quantistica e così via. Uno dei punti di forza del percorso è che noi pensiamo che il nostro corso di studi garantisce ottime competenze di laboratorio. I laboratori, per esempio, vedete qui una scena ripresa nei nostri laboratori di meccanica del primo anno, in cui i ragazzi stanno facendo le esperienze di misura, in questo caso credo che siano le misure con il pendolo, in cui si cimentano a prendere misure in modo pratico, a verificare le leggi fisiche che stanno studiando in teoria. E noi avremo, come ora vi faccio vedere, abbiamo corsi di laboratorio tutti gli anni, quindi abbiamo ben 4 laboratori nel corso di laurea triennale. Quindi l'acquisizione di misura, la loro elaborazione dei dati è un aspetto fondamentale. Inoltre il corso vi dà ottime capacità di utilizzare sia gli strumenti matematici che avete imparato prima, ma anche informatici. Vi farò vedere, abbiamo ben 2 corsi, diciamo, che vi avvicinano alle conoscenze informatiche da un punto di vista prima di base e poi applicato, e poi dopo ovviamente potete anche integrare con ulteriori corsi a scelta. E quindi alla fine avete una familiarità con l'indagine scientifica, con il lavoro in collaborazione, e nonché un'interazione con i settori più avanzati della ricerca e della fisica moderna, perché il Dipartimento è un luogo in cui, diciamo, tutti lavorano in un ambito internazionale a esperimenti attuali in tutti i settori della fisica. Quindi il fisico in generale ha un'attitudine verso il problem solving, cioè una persona che impara a risolvere problemi applicando conoscenze scientifiche, informatiche, tecniche per risolvere un problema che può essere di fisica fondamentale, ma può essere anche applicato a altri rami al di fuori della fisica. Vi farò vedere che alcuni dei nostri ragazzi fanno altro. In particolare vi faccio notare, qui abbiamo messo un po' una raccolta di immagini che vengono da un articolo pubblicato di recente sul Dipartimento di Fisica. Il Dipartimento ha circa 140 tra ricercatori e professori, quindi come staff siamo molto grande, e uno dei punti fondamentali è che siamo molti docenti, ovviamente perché non insegniamo solo a fisica ma in tutta la Federico II, ma questo vi garantisce anche un ottimo numero, un ottimo rapporto tra il numero dei docenti e gli studenti, cioè non siete 1000 studenti per ogni professore che non riesce a seguirvi, ma in genere avete sempre qualcuno che vi può ascoltare. Qui c'è una carrellata di immagini che fa vedere il laboratorio dell'acceleratore che abbiamo, uno degli acceleratori che abbiamo presso il Dipartimento, il centro di calcolo informatico, il telescopio d'Eritis che abbiamo sul tetto, e qui di nuovo i laboratori, quello di meccanica che abbiamo mostrato prima, questo qui è un laboratorio di elettronica che fu utilizzato al secondo e terzo anno, qui c'è un esempio di uno degli esperimenti di ottica che vengono fatti durante il laboratorio di ottica.
Quindi il Dipartimento ospita tutte queste strutture, all'interno di questo vengono svolti i corsi della laurea triennale. Io immagino che uno studente medio vuole sapere come è strutturato il corso di laurea. Io cosa faccio i vari anni se mi iscrivo alla triennale e poi alla magistrale in fisica? Bene, il primo anno ovviamente dovete approfondire un po' le nozioni di base, quindi c'è una parte di analisi matematica, una di geometria, che qui sono poi riportate in termini di CFU, cioè di crediti formativi, cioè quanto è impegnativo ciascuno dei corsi. Vedete che la parte di matematica i primi anni è importante, ma noi da subito vi mettiamo a contatto con la fisica, perché avete subito un corso di meccanica e termodinamica, che è un corso di ben 15 crediti, che vi insegna le basi appunto della meccanica e la termodinamica e della fisica classica. Poi già dal primo anno avete un corso di informatica che vi avvicina alle conoscenze informatiche con una parte di laboratorio, e poi avete il laboratorio di meccanica di cui avete visto le immagini prima, in cui avrete ogni che si sviluppa tra il primo e il secondo semestre, in cui sentirete una parte teorica e una parte di laboratorio pratico, in cui in gruppi farete una serie di esperimenti e delle relazioni che spiegano i risultati degli esperimenti ottenuti. Quindi metterete subito le mani in pasta. E il corso di chimica di base, che vi avvicina, diciamo, alla chimica e stabilisce i collegamenti tra la chimica e la fisica. Al secondo anno si continua a approfondire la parte di analisi, arrivando ai corsi di meccanica analitica, che cominciano a sposare, diciamo, la matematica avanzata con la fisica, per poi fare i corsi di elettromagnetismo per la fisica classica, e un corso di onde ottica con laboratorio. Questo è un altro corso che ha una parte espressamente di laboratorio, in cui farete una serie di esperimenti mettendo in pratica quello che imparate nella parte teorica. Poi avete un corso di laboratorio di fisica 2, in cui di nuovo sarete in laboratorio a fare esperienze di tipo di circuiti elettrici, soprattutto, e quindi applicare la parte che imparate nell'elettromagnetismo nel laboratorio. Una parte di metodi matematici applicati alla fisica, e poi, come vedete, già dal secondo anno noi abbiamo di recente ammodernato il corso di laurea per consentire ai ragazzi più flessibilità, in modo che possano scegliere liberamente almeno 3 esami tra una lista che ora vi mostrerò. Quindi già al secondo anno, al secondo semestre, avete un corso a scelta libera. Ovviamente c'è anche un laboratorio di lingua straniera per coloro che non conoscano abbastanza bene l'inglese. Altri che lo conoscono, invece di fare questi laboratori o questi corsi, possono acquisirli con il TOLC entrando all'università, oppure hanno una certificazione prima di entrare all'università, gli viene immediatamente riconosciuto. Al terzo anno si va nella fisica più impegnativa e si comincia la fisica moderna, per cui c'è un insegnamento di meccanica quantistica, in cui capite le basi appunto della meccanica quantistica, un laboratorio di fisica 3 in cui si fa la parte di elettronica, quindi che vi spinge verso il disegno di circuiti elettronici e di rivelatori che poi vengono utilizzati nelle applicazioni di tutti i giorni, dai telefonini che usate comunemente agli esperimenti di fisica più avanzati. Avete un corso di metodi computazionali in cui si applicano le competenze di informatica a problemi di fisica, un corso di fisica della materia e un corso di relatività nuclei e particelle che vi avvicinano alla fisica della materia e alla fisica nucleare e subnucleare. Quindi, come vedete, alla fine del triennio avete toccato un po', diciamo, le basi della fisica in generale, ma avete di nuovo 2 corsi a scelta con cui potete espandere le vostre competenze. Come le espandete? Qui c'è un elenco di tutti i corsi che noi offriamo. Queste competenze possono andare dallo studio della statistica più approfondita, analisi statistica dei dati sperimentali con applicazioni informatiche, alla chimica fisica applicata per chi è interessato ai legami tra la chimica e la fisica, ai corsi di intelligenza computazionale, sistemi dinamici, complementi di fisica matematica per chi è più interessato alla matematica teorica, elementi di astrofisica, di biofisica e di geofisica, se siete interessati ad alcuni di questi settori, anche per vedere che cosa vi può portare poi la laurea magistrale, elementi di relatività e cosmologia, fisica delle radiazioni, meccanica statistica, sistemi di acquisizione dati per la parte più elettronica, storia della fisica.
Questi non sono gli unici corsi che potete scegliere qualunque corso dell'intera scuola politecnica, ovviamente che sia idoneo a completare la vostra preparazione in fisica. Quindi un'ampia scelta per scegliere anche con tranquillità dopo qual è la vostra strada. Non vi vincolate, avete molte vie di uscita. Quali sono gli obiettivi a cui vi porta una laurea in fisica? Noi vogliamo che voi impariate il metodo scientifico, che conosciate la macro e microfisica, cioè applicato sia applicazioni macroscopiche al mondo microscopico, le tecniche di misura e di analisi dei dati, che sono tipiche della fisica, ma di tutte le discipline scientifiche, anche spesso al di fuori dell'economia, della statistica, e la conoscenza di strumenti matematici e informatici che poi potete applicare in cose molto diverse tra loro. E infatti gli obiettivi sono sia quello a cui pensa lo studente medio se si iscrive a fisica, magari che vuole fare ricerca un giorno, fare l'astronomo, fare il geofisico, fare fisico nucleare, e quindi la ricerca di base o applicata in enti pubblici e industrie, ma anche per lo sviluppo di materiali in ambito elettronico, in fisica dell'ambiente, e vari lavorano in economia, in finanza e così via, nonché ovviamente l'insegnamento e la divulgazione scientifica. Quali sono i punti di forza che noi pensiamo ci sono? Che c'è un ottimo rapporto tra docenti e studenti. Noi veramente seguiamo i ragazzi quasi, direi, uno per uno. L'ambiente ha una forte vocazione interdisciplinare e internazionale. Molte delle cose più avanzate si fanno in inglese agli ultimi anni. Ci sono costantemente interazioni con il mondo della ricerca, con persone e colleghi che vengono da fuori e ci visitano, così come opportunità di andare all'estero durante il corso di laurea in Erasmus o per la tesi, studiare in molti campi della fisica, e quindi relazioni con i centri di ricerca sia nazionali che internazionali. Noi abbiamo presso il Dipartimento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il CNR, abbiamo colleghi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che insegnano da noi, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e così via. Quando voi completate la triennale, a che cosa arrivate di solito? Completata la triennale, il nostro è un corso di laurea in cui la maggior parte dei ragazzi si iscrivono poi a una magistrale. Questo è naturale perché molti di loro poi vogliono continuare su un percorso di ricerca o comunque darsi delle opportunità di lavorare anche nel mondo privato, però a un livello più avanzato. Quindi devo dire che credo oltre l'80% degli studenti che concludono la triennale si iscrivono alla magistrale. E quindi per capire lo sbocco uno deve farsi anche un'idea di quale cosa è la magistrale dopo la triennale. La magistrale vi porta, sono ulteriori 2 anni, quindi altri 120 crediti in totale, erano 180 i primi 3, in cui avete degli esami fondamentali come elettrodinamica classica, laboratorio di fisica, meccanica quantistica, meccanica statistica, ma in realtà poi nella magistrale ci si specializza molto in un ambito che si è scelto. E infatti ci sono molti esami a scelta più la tesi finale che vi permettono di scegliere quello che più vi piace. In particolare vi faccio vedere che la laurea magistrale ha al momento ben 9 curricula, cioè voi potete scegliere un indirizzo di tipo astrofisico, un indirizzo di tipo didattico, uno di tipo elettronico, di fisica biomedica, fisica della materia, nucleare, subnucleare, astroparticellare, di fisica teorica e di geofisica. Questo che vuol dire? Vuol dire che voi poi intraprenderete un percorso con degli esami che vi specializzano man mano in uno di queste branche. Tuttavia, sempre vi laureate come dei fisici, perché le conoscenze di base sono le stesse, però le applicherete in dei settori che vi sono più affini, che vi piacciono, vi hanno affascinato. Quindi l'ambito in cui spaziate è molto ampio, dall'astrofisica, in cui magari la farete esperienza ai telescopi con dati astronomici, alla fisica medica, in cui imparerete a analizzare l'impatto delle particelle e delle radiazioni sui tessuti, alla geofisica, in cui imparerete a analizzare le onde sismiche e così via. Ci sono innumerevoli esempi a cui poi possiamo rispondere nelle domande nel dettaglio.
E infatti, diciamo, come vedete, qui abbiamo messo una carrellata di immagini che rappresentano un po' le cose che facciamo, gli esperimenti in cui siamo coinvolti. Questi vari indirizzi vi danno molti sbocchi diversi, che vanno dalla ricerca negli enti di ricerca, in genere passando per il dottorato, al sbocchi occupazionali anche nell'industria, in laboratori, a volte in aziende pubbliche, però di tipo medico. Per esempio, potete diventare dirigente medico nelle ASL se fate l'indirizzo di fisica medica. Ma ci sono anche nostri studenti che lavorano nel campo, per esempio, della finanza, perché imparano bene l'analisi dei dati sperimentali e la statistica, e così via. Quindi, tipicamente uno studente cosa chiede? Dice: e dopo io cosa posso fare? Un po' ve l'ho accennato. Ci sono le attività professionali, coprono la ricerca, quindi dottorato, e poi l'ingresso eventualmente in un ente di ricerca, che può essere sia l'università che l'Istituto Nazionale di Astrofisica, quello di fisica nucleare o quello di geofisica o vulcanologia, o un altro dei tanti istituti sia in Italia che all'estero che fanno ricerca fondamentale, ma anche in aziende private in cui si fa innovazione scientifica e tecnologica. Potete entrare nei settori dell'istruzione, ovviamente a scuola, ma anche in settori della divulgazione scientifica, entrare nei beni culturali. Ci sono studenti che accedono alle forze dell'ordine, nei settori della fisica dell'ambiente, nella pubblica amministrazione e così via. Da pochi anni c'è anche l'ordine dei chimici e fisici, quindi si può prendere anche un titolo per entrare in un albo professionale. Quindi, se invece volete continuare a studiare, che sbocchi avete? Potete scegliere il dottorato di ricerca in fisica, quello in tecnologie quantistiche e le scuole di specializzazione, per esempio, in fisica medica, o altri corsi di dottorato a fin dell'Ateneo. Ci sono nostri dottorandi che vanno, per esempio, a fare il dottorato in un indirizzo più vicino al... di tipo ingegneristico, perché un fisico in alcuni casi ha competenze che sono più adatte per alcune applicazioni di un ingegnere, e viceversa, ovviamente, e master universitari. Quindi il percorso può essere, diciamo, di 5 anni più gli eventuali 3 anni di dottorato, per poi entrare, diciamo, a pieno titolo nel mondo del lavoro. La scelta sta a voi. I nostri laureati in genere non hanno grosse difficoltà a trovare lavoro, ovviamente se si laureano in modo discreto, mettendoci in buon impegno. Tipicamente un terzo di loro lavorano nel sud Italia, un terzo nel nord Italia e un altro terzo va in giro per il mondo. Questo per dirvi che non è vero che tutti quanti scappano, ma sicuramente è vero che un fisico si deve aprire a un orizzonte internazionale. Se si apre a poter viaggiare, ha delle prospettive molto più ampie. In particolare, i nostri fisici sono molto richiesti all'estero. Moltissimi dei nostri ragazzi vanno a fare il dottorato o dei periodi post-dottorato all'estero. Vari di loro poi rientrano più avanti. E quindi vedete che i settori sono dall'educazione alla ricerca, in cui c'è un buon 40%, anche perché è quello che spinge molti ragazzi a entrare, ma molti lavorano in campo informatico, nella finanza, nelle industrie o in aziende di consulenza. Quindi io non so come sono col tempo, avrei mostrato un video che hanno fatto i ragazzi del gruppo dei Ponis, che descrive bene cosa fa uno studente laureando o laureato, cioè i nostri giovani laureati dopo la laurea, raccogliendo un po' di testimonianze. Ita, lo faccio vedere il mio di video? Sì, vedi se si vede. Vediamo se si vede. Se dovrebbe partire. Grazie alla laurea magistrale in fisica ho acquisito una formazione sperimentale e teorica che mi permette di collaborare con diversi enti e laboratori di ricerca. Un corso di laurea che non ti prepara soltanto prettamente allo studio della fisica,
Allora ti preparo al cosiddetto problem solving, che possa essere applicato al sociale, all'economia o anche alla ricerca. E questo ti permette di spaziare da un ambito che sia prettamente accademico ad un ambito industriale e, perché no, anche di vita privata. Saper risolvere un problema non basta se poi non si sa comunicare la soluzione in maniera opportuna. Scrivere articoli scientifici, parlare del proprio lavoro e divulgare la scienza ai non addetti ai lavori, anche questo fa parte del percorso di studi. I gruppi di ricerca lavorano a livello non soltanto locale, ma anche internazionale e dunque multiculturale. La ricerca scientifica, al giorno d'oggi, si avvale di una rete non esclusivamente italiana, che consente di creare contatti e collaborazioni in grado di stimolare la crescita professionale. Nell'era digitale, il mondo del lavoro richiede competenze a 360 gradi e il corso di laurea magistrale in fisica permette la personalizzazione del proprio iter formativo completandolo con competenze specifiche, come la grafica, il montaggio del video che state guardando o la programmazione. Quest'ultima non è richiesta per molte figure professionali, non solo nel mondo accademico. Pensate alla gestione dei processi, realizzazione di app, analisi di big data. La creatività è una richiesta ricorrente del mercato del lavoro. La fisica è dove meno te l'aspetti. Non è inusuale che la figura del fisico venga scelta in campi in quali la finanza, la medicina o ancora la sociologia. Nell'immaginario comune, i fisici si occupano solo di masse, particelle e probazioni. In realtà ricoprono ruoli che hanno una valenza per la società e per i cittadini, perché la ricerca scientifica fa parte del capitale sociale della comunità. Il corso di laurea magistrale in fisica della Federico II di Napoli mi ha dato tutto ciò, una formazione d'eccellenza che mi ha reso competitivo nel panorama nazionale e internazionale, competenze scientifiche, tecniche, comunicative e progettuali, spendibili in ogni campo. Questo è quello che trasmettiamo ai nostri studenti, adesso tocca a voi. Ok, credo che possiamo interrompere qui la parte del video e diciamo, io terminerei così con questa carrellata, in modo da che diciamo, adesso possiamo parlare anche degli altri corsi di laurea e poi eventualmente rispondere alle curiosità dei ragazzi su aspetti specifici o su cose su cui non siamo stati del tutto chiari. Sì, perfetto. Allora io direi di continuare con, non so se Gaetano vuole aggiungere qualche cosina come nuovo coordinatore, Gaetano, o a voi, o passiamo a ottica e ottometria? No, lascio intanto la parola a ottica e ottometria e poi magari rispondo dopo alle domande. Grazie. Rosario De Rosa, professor Rosario De Rosa. Saluto a tutti, buongiorno. Io provo a condividere lo schermo a questo punto. Sì. Spero che si veda. Sì, sì, benissimo. Perfetto. Sì, allora io presenterò brevemente il corso di laurea in ottica e optometria che è erogato all'interno del Dipartimento di Fisica, quindi anticipo che alcune delle strutture didattiche che sono state illustrate prima dal professor Paolillo sono utilizzate anche dagli studenti di questo corso di laurea. E sarò più breve del mio collega, ho preparato meno slide, quindi vi dico che è un corso di laurea triennale e che per adesso nella nostra università, nell'Ateneo Federico II, non è previsto nessun corso di laurea magistrale che funga da completamento a questo corso triennale, e a tutt'oggi un corso di laurea magistrale non esiste in nessuna università italiana, almeno per adesso. Forse lo farà a breve, a partire da certe università che sono partite prima di noi nell'erogare questo corso. Appartiene alla stessa classe di laurea del corso di laurea in fisica triennale, quindi la L30, è un corso però più orientato alla professione, anche se tecnicamente non è un corso di laurea professionalizzante. Forse alcuni di voi sanno che esistono dei corsi di laurea che sono professionalizzanti nel vero senso della parola. Questo è un corso di laurea orientato alla professione, resta comunque un corso di laurea della classe L30. Per quanto riguarda il nostro Ateneo, è un corso di laurea ancora giovane, perché sebbene sia stato istituito in Italia
l'università che l'ha istituito per primo è stata l'Università di Milano Bicocca nel 2001, è presente nell'offerta formativa dell'Università di Napoli soltanto dal 2009, quindi è iniziato nell'anno accademico 2009-2010 nel nostro Ateneo. Che cosa si impara in questo corso di laurea? Beh, innanzitutto si imparano le materie scientifiche di base, non sto a ripetere quello che ha detto il professor Paolillo prima, è un corso di laurea che sebbene orientato alla professione, resta un corso di laurea della classe di fisica, quindi si faranno un certo numero di crediti di matematica, di fisica, di chimica, delle scienze di base, che sono comuni a tutti i corsi di laurea scientifici, qualunque sia la loro denominazione, quindi che troverete in questo Ateneo. Però, poiché è un corso che vuole evidentemente approfondire l'ottica e soprattutto l'optometria, è chiaro che una particolare enfasi viene data all'ottica di base, che viene approfondita in dei corsi a parte, quindi non sono inclusi nel corso di fisica standard, ma ci sono degli insegnamenti specifici per l'ottica. Più avanti vi farò vedere come è organizzata, qual è la struttura del corso di laurea, vedendo le denominazioni degli insegnamenti. Si impara il funzionamento di diversi strumenti ottici, sia strumenti ottici che optometrici. E si imparano le varie metodologie per quelle che sono le analisi optometriche che vengono condotte soprattutto sull'occhio e allo stesso modo si impara la contattologia, mettendo insieme sia le conoscenze teoriche che le conoscenze pratiche in laboratori dedicati. I profili professionali per i quali il corso prepara sono quelli evidentemente dell'optometrista e del contattologo, però queste non sono le uniche figure professionali per le quali il corso di laurea riesce a dare una preparazione adeguata. Il corso di laurea riesce a dare una preparazione adeguata anche per figure che siano un po' più orientate alla ricerca oppure alla responsabilità del controllo di qualità e di processo in campo ottico. Quindi pensiamo alle industrie che producono lenti, oppure lenti oftalmiche in particolare, oppure alle industrie che producono lenti a contatto. Sapete che ci sono diverse tipologie di lenti a contatto e quindi diciamo esistono delle specificità per ciascuna di esse e quindi servono delle persone anche che supervisionino il controllo, supervisionino la produzione di queste lenti a contatto e delle stesse lenti oftalmiche. E il corso di laurea prepara anche a questa professionalità. Evidentemente si può, adeguando il proprio corso di studi, introducendo degli esami a scelta opportuni che arricchiscano le proprie competenze anche nel settore commerciale, si può pensare di essere pronti alla fine del corso di laurea per essere responsabile commerciale sempre nel settore ottico, evidentemente, oppure si può pensare all'attività di insegnamento e in generale all'attività di diffusione della cultura in ambito ottico, optometrico e contattologico. Sono questi i tre ambiti comunque che sono il denominatore comune del corso di laurea. Quali sono in concreto gli sbocchi occupazionali di questo corso di laurea? Beh, si può pensare di lavorare alla fine in piccole e medie imprese, quelli che sono i centri ottici, i negozi di ottica, diciamo che costituiscono un bacino nel quale molti dei nostri laureati trovano lavoro, la gran parte allo stato attuale, però c'è anche la possibilità di impiegarsi presso industrie ottiche a livello nazionale che producano appunto, che non si occupino della distribuzione al dettaglio degli strumenti oftalmici in particolare, ma che fungano da produttori nazionali. Poi ci sono anche enti pubblici oppure aziende produttrici che commerciano articoli e strumenti per il settore ottico e optometrico in generale. Evidentemente si può pensare a una propria attività imprenditoriale, quindi diventare gestori di un centro ottico, nel caso diciamo si superi evidentemente un esame di abilitazione alla libera professione, però questo è un discorso a parte che non è automatico con il conseguimento del titolo di studi. E in generale si può accedere alle altre lauree magistrali di quella che era una volta la Facoltà di Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Ateneo, oggi confluita nella scuola, nel settore di scienze, nell'area di scienze. Evidentemente però l'iscrizione in altri corsi di laurea magistrali è subordinata alla verifica del possesso di alcune conoscenze che vengono acquisite durante la triennale e che potrebbero non essere sufficienti in alcuni casi
per affrontare un eventuale corso di studio magistrale. Questo è un caso un po' più raro e a mia memoria nel nostro Ateneo, nel corso di laurea in ottica e optometria, questo è avvenuto soltanto in due casi. Dunque, passando al concreto, oltre a dire parole, diciamo, vediamo anche cosa ci raccontano i numeri. Allora, il numero di laureati non è stato altissimo perché, come vi dicevo, il corso di laurea esiste da poco, tutto sommato, da poco più di 10 anni, quindi il numero di laureati non è grandissimo. Però abbiamo comunque a disposizione una certa statistica che ci dice cosa fanno i laureati e come si sono trovati dopo aver seguito il nostro corso di laurea, dopo aver conseguito il titolo di studi in ottica e optometria. I dati che sto citando li trovate su questa fonte, Alma Laurea, che è un'organizzazione che si occupa, diciamo, di raccogliere dati statistici riguardo alla posizione lavorativa dei laureati in tutte le università italiane. Le cose vanno abbastanza bene. A un anno dalla laurea, il 62% in media dei laureati in ottica e optometria risulta avere un'occupazione. Questo chiaramente emerge da indagini statistiche. C'è anche un altro dato che fa ben pensare al funzionamento di questo corso di laurea, e che è il livello di soddisfazione dei laureati, che, come vedete, diciamo, oscilla intorno all'80%. Quindi i ragazzi che si sono laureati con noi sono stati abbastanza soddisfatti del loro corso di studi. E questo chiaramente è ancora più vero se poi hanno trovato facilmente un'occupazione. Così come ha fatto il professor Paolillo, vi mostro qual è la struttura del corso di studi. È in 3 anni e vedete in questa tabella ci sono indicati gli esami, gli insegnamenti che vengono erogati in ciascun anno di corso e i crediti corrispondenti. Sapete che un credito corrisponde nel nostro Ateneo a 8 ore di lezione frontale oppure a 12 ore di laboratorio, qualora ci siano dei crediti di laboratorio inclusi nell'insegnamento. Si tratta di una laurea scientifica, quindi c'è una certa enfasi alle materie di base. Come vedete in questa tabella ci sono materie di base come la matematica, la chimica e la fisica, e poi ci sono anche materie che riguardano un pochettino fin da subito quella che è la struttura dell'organismo della visione dell'essere umano, quindi l'occhio, e quindi c'è un esame di anatomia e istologia umana e oculare già dal primo anno. La lingua inglese, perché ovviamente la letteratura e i testi sono spesso in inglese, poi l'inglese ovviamente è importante a tutti i livelli. E come vedete ci sono già degli insegnamenti che sono ottica geometrica e strumentazione ottica, che hanno a loro affiancata un'attività di laboratorio. Al secondo anno si continua la formazione di base, quindi c'è un esame di completamento di matematica, e poi ci sono degli esami abbastanza più orientati a quella che è l'optometria. Come vedete ci sono due insegnamenti che sono tecniche fisiche per l'optometria 1 e tecniche fisiche per l'optometria 2, che approfondiscono lo studio della strumentazione optometrica e sono corredati da un grande numero di ore di laboratorio, poi le vedremo nel dettaglio. E poi ci sono degli insegnamenti nei quali vengono affrontati degli argomenti che sono tipici dell'ottica, come per esempio lo studio dei materiali per l'ottica, la fisica della visione, e anche a livello più generale, a livello più di base, quella che è l'interazione tra la luce e la materia, quindi per fornire delle conoscenze in grado di comprendere quali sono i meccanismi che si instaurano nel momento in cui la luce viene a interagire con diversi materiali. Anche in questo corso di laurea, come vedete, c'è la possibilità di poter usufruire di un esame a scelta, in particolare sono disponibili 6 crediti al secondo anno e altrettanti sono disponibili al terzo anno, la cui struttura vedete in questa slide. Al terzo anno ci sono diversi insegnamenti, ce n'è uno importante che è l'ottica della contattologia ipovisione, che è corredato da laboratorio. Questo è un esame annuale perché è uno degli esami più importanti del corso di laurea, e poi ci sono degli altri esami degli altri insegnamenti, scusatemi, chiamarli esami fa pesare troppo l'aspetto, diciamo, valutativo piuttosto che l'aspetto didattico, che sono orientati
a capire quali sono alcuni aspetti particolari che vengono usati oggi con la tecnologia attuale, quindi la fisica e l'applicazione dei laser, le proprietà ottiche dei materiali, e poi c'è un esame di principi di patologia oculare, perché l'occhio resta comunque un oggetto particolare in questo corso di laurea, e quindi è il principale elemento sul quale si indaga durante tutto il corso di laurea, visto anche qual è il, diciamo, l'aspetto optometrico che è concentrato evidentemente sulla visione umana. Ci sono poi un congruo numero di ore che sono dedicate al tirocinio. Come vedete, ci sono 10 CFU dedicati al tirocinio, che costituiscono una parte importante del corso di laurea, della quale vi darò un po' di dettagli adesso. Prima di passare al tirocinio, vorrei sottolineare quelli che sono alcuni punti di forza di questo corso di laurea. Il numero di iscritti è abbastanza contenuto. Negli ultimi anni il numero di iscritti oscilla intorno alla trentina di studenti l'anno, diciamo, con punte che arrivano a 50 in alcuni anni e che scendono fino a 20 in altri. Questo però comporta di avere un elevato rapporto docenti-studenti, quindi le classi sono poche e numerose, e il docente col quale interagire, col quale potrete interagire durante il corso, diciamo, avrà molto tempo da dedicare a ciascuno di voi, perché la classe è piccola. L'altra cosa che ho già detto prima, ma che vorrei sottolineare, è che c'è un congruo numero di ore dedicate ai laboratori. In particolare ci sono 36 ore per i laboratori di base, che sono indirizzati soprattutto all'ottica di base, nei suoi vari aspetti, ottica geometrica, ottica ondulatoria. Ci sono 36 ore di laboratorio combinato tra matematica, statistica e informatica di base, che sono comunque elementi che vengono forniti agli studenti. Ci sono ben 108 ore per il laboratorio di optometria distribuite tutte quante nel corso del secondo anno, e infine 96 ore per il laboratorio di contattologia, anche queste distribuite tutte quante all'interno del terzo anno. In particolare, per gli ultimi due laboratori vi faccio vedere una serie di foto in cui potete apprezzare, diciamo, la strumentazione abbastanza importante di cui che abbiamo in dotazione qui al Dipartimento. Questo al contrario dei laboratori che avete visto prima, che erano laboratori di fisica generale, questo è proprio il laboratorio di ottica e di optometria, scusatemi, e contattologia. E vedete che ci sono diverse tipologie di strumenti, forse riconoscete, almeno le persone occhialute come me riconosceranno alcuni di questi strumenti, per essere stati essi stessi indagine quando hanno fatto magari una visita dal proprio oculista o dal proprio optometrista. Questi strumenti vengono usati dagli studenti per esercitare proprio le proprie conoscenze pratiche, e questo è l'aspetto più professionalizzante del corso, in qualche maniera. Ultima cosa sono i tirocini. Sono previste in tutto 300 ore di tirocinio nel nostro corso di laurea, e questi vengono suddivisi in vari ambiti, alcuni dei quali sono obbligatori, ed altri sono facoltativi. L'importante è che si assommi a 300 ore in tutto, e quindi una larga parte di tirocini è previsto per un periodo di apprendistato presso dei centri ottici, dei negozi di ottica professionali evidentemente. Ci sono 30 ore che si possono dedicare a delle giornate di apprendistato presso gli ambulatori oculistici che sono diffusi nel territorio, soprattutto in particolare negli ospedali. Ci sono 50 ore di tirocinio che vengono dedicate alla misurazione dell'acuità visiva presso i laboratori che avete visto prima, e quindi con delle persone, diciamo, che sono disponibili qui in laboratorio a prestarsi per farsi misurare la vista. C'è un'attività molto particolare che facciamo in collaborazione con l'Istituto Bernini De Santis, ed è un'attività di montaggio lenti e montaggio occhiali, per la quale non disponiamo dell'attrezzatura qui al Dipartimento di Fisica, e quindi usufruiamo dell'ospitalità che ci dà l'Istituto Bernini De Santis per un totale di 50 ore, e poi delle ore, diciamo, un po' più generiche, che costituiscono una partecipazione, tra virgolette, obbligatoria a congressi e seminari su argomenti di ottica avanzati, oppure delle visite in azienda, sempre che operino nel campo ottico, optometrico e contattologico. Ci sono delle aziende, diciamo, nel territorio, anche fuori regione, ci sono state delle visite nel passato, e contiamo poi di continuare questa tradizione anche nel futuro. Io non ho molto altro da dire, se non
darvi qualche recapito, diciamo, per saperne di più potete contattare la segreteria didattica, telefonare se volete usare metodi un po' più arcaici, oppure visitare il sito web del Dipartimento, il corso di studi che vedete lì sulla slide, oppure semplicemente chiedete alla fine della presentazione. Grazie Rosario, ho messo caricato su YouTube anche i link ai corsi di studio, così se lo ritrovano anche chi vedrà la diretta dopo. Perfetto. Allora, io direi che se non adesso, penso che le presentazioni dei corsi di studio siano terminate, vero Maurizio? Mi confermi, sì? Sì, diciamo la parte formale, sì. La parte formale è finita. Allora, io direi che se non ci sono domande... Per fisica, io una domanda. Per fisica serve il talk I o il talk S? Allora, sui talk vogliamo rispondere subito, Maurizio, vogliamo dire qualcosa? Io posso pure rispondere come preferisci. Vai, rispondi. Allora, io c'ho la slide dopo, che poi faremo vedere un po' più formalmente. Rispondo subitissimo. Noi facciamo il talk I, che è quello di ingegneria, che essenzialmente ha domande soprattutto di matematica e di qualcosa di logica, comprensione del testo e qualche domandina proprio così, poco di fisica e di chimica, ma sono veramente manco il 10%. E per noi, come vedrete nella slide dopo gli interventi degli studenti, come vi spiegherò un po' più nel dettaglio, però essenzialmente il talk non è il nostro, non è un corso di fisica, non è un corso a numero programmato né chiuso, e quindi serve soprattutto per essenzialmente autovalutazione. Formalmente, cioè, abbiamo un debito, quello che noi chiamiamo debito, in cui bisogna sostenere l'esame di analisi di algebra, vero Maurizio? Di algebra di come o primo geometria. Esame. O geometria. O geometria, come primo esame, esame di matematica, perché essenzialmente tocchi è soprattutto di matematica. Per otticoptometria pure si fa, è vero Rosario? Si fa. Sì, confermo, è la stessa cosa, il talk I anche per otticoptometria. In questo caso, anche qui non c'è sbarramento, nel senso che non c'è la necessità di superare il talk per iscriversi, però nel caso in cui non si superi il talk è necessario superare come primo esame l'esame di laboratorio di calcolo, che è un modulo dell'esame di istituzione di matematica. Perfetto, quindi questo... Poi avremo altre informazioni sui talk, ce l'abbiamo perché appunto ne abbiamo approfondito anche un pochettino, quindi se questo risponde alla domanda della studentessa connessa, penso che possiamo passare, se non abbiamo altre domande per adesso, comunque accogliamo quanto stanno qui. Io direi che possiamo passare ai ragazzi, che dite? Allora ci stanno, io direi prima al studente magistrale che è presente, uno dei rappresentanti, è vero Leonardo? Ci sei? Sì, ci sono. Ciao Leonardo, sei in compagnia di altre persone, per questo c'hai la mascherina. Dove state? Stai nell'aula studio o stai in un laboratorio? No, sono in aula studio, quindi ovviamente. Insomma, ok, riesci a alzare un po' la voce forse? Sì. Senza disturbare gli altri, quindi sei in aula studio. Questo sarebbe anche interessante fare una panoramica, perché questa è una delle caratteristiche, ma lascio a te la parola, perché effettivamente è una cosa molto sfiziosa. Prego Leonardo. Infatti è proprio di questo che, diciamo, di cui volevo parlare. Appunto noi abbiamo duale studio nel nostro dipartimento che sono insomma un po' atipiche dalla tipica idea di aula studio, cioè nel senso che insomma si riesce anche in qualche modo a fare amicizia con le altre persone, quindi si viene ovviamente sì per studiare, però si riesce in qualche modo a interfacciarsi con studenti magari anche più grandi, e quindi diciamo c'è anche possibilità magari di chiedere aiuto a studenti più, diciamo, degli anni più in avanti, e quindi insomma in qualche modo si può essere accompagnati nel percorso. E quindi insomma appunto un punto di forza che, diciamo, per noi studenti che ci ritroviamo ogni anno sono proprio le aule studio. E in più poi volevo, diciamo così, dare una testimonianza diretta di quello che diceva prima il professor Paolillo, cioè dal punto di vista del contatto poi con i professori, in particolar modo anche poi per la rappresentanza degli studenti. Essendo comunque il corso di laurea in fisica un corso dal punto di vista relativo dei numeri
è un corso di, diciamo, di laurea abbastanza piccolo rispetto magari ai numeri che possono fare altri dipartimenti, e proprio per questo noi, soprattutto anche i rappresentanti, riusciamo ad avere un contatto con i professori che è davvero diretto. Io stesso nel corso degli anni mi sono ritrovato ad avere appunto rapporti col professor Paolillo e altri docenti, è sempre stato un rapporto proficuo. Siamo sempre riusciti a risolvere i problemi che insomma venivano magari a crearsi, e quindi questo ha facilitato poi la vita ovviamente insomma degli studenti. Ovviamente anche gli stessi studenti, non solo i rappresentanti, hanno appunto avuto questa possibilità, magari appunto tramite ricevimenti, tramite contatti appunto diretti con i professori. Quindi insomma queste sono, penso, due cose che sembrano scontate, banali, ma che in realtà sono davvero importanti, e che avendo poi io contatto anche magari con studenti di altri dipartimenti non ritrovo spesso. Quindi insomma sono due punti di forza da sottolineare. Senti Rado, tu sei magistrale, giusto? Facciamo una specie di intervista. Com'è stata la transizione fra la triennale? Allora, innanzitutto dalla triennale, parlando della triennale, visto che probabilmente chi ci segue o ci seguirà su YouTube è studente di scuola, quindi chiaramente, ma tu quando hai avuto l'idea di fare fisica? Ovviamente la tipica domanda che facciamo noi di didattica è sempre la stessa. Quando hai cominciato? Il tuo capitale, quello che noi chiamiamo in termini tecnici, noi chiamiamo capitale STEM, noi lo chiamiamo, o capitale di fisica in questo caso nostro. Quando si è incominciato ad accumulare? Dai. Allora, io sono sempre stato portato per le materie scientifiche, però la scelta finale è stata fatta addirittura dopo l'esame del quinto anno di liceo. Ero indeciso tra fisica e ingegneria aerospaziale, però poi insomma dopo l'esame in qualche modo mi decisi, quindi insomma non c'è nemmeno poi così tanta fretta nel prendere una decisione che magari può essere avventata, ma appunto magari anche metterci qualche mese in più per scegliere, però magari appunto se poi quella è la scelta giusta, insomma sono cose guadagnate. Io sì, appunto, quindi mi sono laureato quasi diciamo un anno e mezzo fa, nell'ottobre di un anno e mezzo fa, e il passaggio alla magistrale, va bene, insomma è stato un po' tosto, perché ovviamente si è dimessa di mezzo la pandemia, quindi immagino che c'è stata questa difficoltà, però insomma devo dire la verità, poi con l'aiuto soprattutto insomma dei miei amici, quindi insomma appunto quello che dicevo prima, l'ambiente che avevamo creato prima in qualche modo ha dato la mano a tutti nell'affrontare meglio poi le difficoltà. Benissimo, quindi questo i momenti di allontanamento effettivamente quanto hanno pesato effettivamente il momento del lockdown nella parte di laboratorio, soprattutto secondo te quanto ha pesato? Quello ha pesato abbastanza, perché comunque insomma è mancato il laboratorio per un anno e mezzo, quindi insomma sicuramente questo avrà delle ripercussioni poi sul bagaglio, però questo insomma appunto è una situazione particolare, però in un regime normale il laboratorio è una parte consistente della vita di uno studente di fisica. La principale motivazione che ti aveva spinto comunque dopo la maturità a scegliere fisica, tu qualcosa come la riassumeresti? La curiosità, insomma la prima parola che mi viene in mente è la curiosità, insomma forse un po' banale, però è quello che poi in realtà credo che spinga chiunque, soprattutto appunto all'inizio di questo percorso, quindi insomma sì, la curiosità. Ok, la curiosità che hai ritrovato, la tua preparazione del liceo, molto, molto spesso si dice di fisica è difficile, quindi sicuramente abbiamo una nomea di un corso di laurea difficile, no? E la tua preparazione del liceo, della scuola, se puoi dire la tua preparazione, ti è servita, è stata utile, quanto ti ha supportato,
Quanto ti sentivi pronto? Quanto ti sentivi pronto tu per fare fisica? Diciamo così, mi sentivo più pronto prima di iniziare, nel senso che ovviamente io vengo da un liceo scientifico, quindi in qualche modo mi sono trovato avvantaggiato. E, ciò nonostante, ovviamente, che se ne dica, comunque il corso di laurea in fisica è, diciamo, un corso abbastanza complesso e complicato proprio per le materie che vengono trattate. E spesso magari molti, soprattutto all'inizio, hanno timore, soprattutto magari ragazzi, studenti che vengono da un liceo che non sia lo scientifico o appunto da istituti tecnici, hanno un po' timore nell'affrontare queste, insomma, le materie scientifiche, quali matematica e fisica, perché pensano che, diciamo così, si venga proiettati in un mondo che è, diciamo, già molto avanti rispetto a loro. Devo dire la verità, io ho anche appunto molti amici che venivano magari dal classico, dal linguistico, e addirittura molti docenti hanno fatto loro un liceo classico, appunto non propriamente scientifico. Quindi, insomma, i ragazzi, gli studenti non devono avere paura nell'affrontare questo tipo di percorso, anche se loro vengono da una realtà che non è propriamente scientifica. Quindi sicuramente, diciamo, aiuta, ma non è fondamentale. Benissimo, ecco, per concludere, più o meno tu cosa pensi di fare nella vita? Hai visto i sbocchi professionali, tu hai già un'idea? Quando nasce questi, se hai già un'idea come proseguire, se proseguire dopo la magistrale, cosa fare dopo la magistrale? Quali sono i tuoi progetti? Diciamo così, così come ero indeciso al liceo, sono ancora tuttora indeciso, quindi insomma probabilmente la mia decisione verrà presa veramente all'ultimo, però la mia idea sarebbe quella di, insomma, di andare all'estero, ma semplicemente per una questione di voler conoscere magari una realtà che non sia solo quella, appunto, insomma, che magari trovo a vivere tutti i giorni. C'è una parte di me che vorrebbe continuare magari nel campo della ricerca, un'altra parte di me che magari vorrebbe un ruolo magari in un'industria o un'azienda privata. Quindi questo per ora è il mio, insomma, vivo questa, ancora questa sorta di incertezza, però spero che poi venga fugata il prima possibile. Insomma. Va bene, benissimo, perché effettivamente poi possibilità di scelta comunque ci sono. Questa è una cosa importante da dire ai ragazzi, che non è limitante assolutamente la scelta del curriculum, delle cose, giusto? Perché sì, assolutamente. Ho amici che insomma hanno preso lavoro magari in banche a Milano, a Torino, oppure amici che lavorano come ricercatori in università all'estero, altri che invece hanno avuto magari la passione per la didattica e quindi si sono dedicati all'insegnamento. Quindi insomma è molto vasto, cioè fisica offre molto di più di quello che magari si pensa, soprattutto negli ultimi anni sta andando anche molto forte il lato della programmazione, e quindi magari gli studenti di fisica vengono anche assunti come programmatori e analisti, quindi insomma sono i possibili sbocchi occupazionali sono davvero, davvero ampi. Ottimo, grazie. Leonardo, adesso vorrei cominciare con i dottorandi. Chi vuole cominciare dei due dottorandi? Cristian, a raccontare la propria esperienza, se ci sono ancora. Cristian o Vincenzo, giusto? Qualcuno di voi due si paresi, se vuole. Ci siamo. Vincenzo, buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera, ti vuoi presentare? Anche tu sei insieme ad altri, quindi anche tu con la mascherina. Sì, parlo dal laboratorio di astrofisica. Tutto a posto, benissimo, prego. Puoi dire tutto quello che vuoi sulla tua... Mi chiamo Vincenzo, sono un dottorando al primo anno, ho iniziato a novembre. E cosa dire? Parecchie cose sono in comune con quelle che ha detto Leonardo prima di me. Credo che la motivazione principale che mi abbia spinto ad iniziare sia proprio la curiosità. Non sempre si hanno le idee chiare su cosa si vuole fare nella vita, e quindi spesso mi rendo conto che gli studenti al termine del percorso scolastico sono un po' indecisi e hanno quella fretta di voler decidere, di voler capire già cosa fare, ma forse uno degli aspetti più belli del corso di laurea in fisica è proprio il fatto che offre un'enorme varietà di argomenti diversi, e quindi dalla possibilità sia di non stancarsi, sia di scoprire passioni che magari
non sarebbe mai pensato di avere. Nel mio caso ho scoperto che mi trovo molto a mio agio dietro un computer ad analizzare grossi mole di dati e, con i corsi di programmazione che sono offerti, ho imparato a gestirli e tuttora con il dottorato, con la mia esperienza di ricerca, mi occupo proprio di quella fase di preparazione per gestire i dati e per poi fare scienza su questi dati. E a te quando è nata appunto la passione per la ricerca? Nel senso che tu sei al primo anno, quindi comunque hai voluto fare un esame. Puoi dire brevissimamente com'è la missione al dottorato, com'è stata in questi ultimi anni? È vero che è cambiata nel tempo, probabilmente cambierà ancora, però diciamo la tua esperienza con la missione al dottorato, qual è stata? Più o meno il percorso, dai, brevissimamente. Diciamo che il pallino di fare il dottorato e di continuare con la ricerca è una cosa che è iniziato a formarsi nella testa verso la fine del percorso triennale, perché durante il lavoro della tesi triennale si inizia ad avere un'enorme esperienza con la ricerca, anche se è una cosa che non richiede molto tempo. Ci sono stati periodi in cui magari ero indeciso se valutare di continuare oppure di iniziare a lavorare presso qualche azienda, e alla fine poi ha prevalso la passione per la ricerca, l'idea di continuare. Il concorso del dottorato adesso è stato diverso in questi ultimi 2 anni, causa pandemia, non so come sarà strutturato negli anni a venire. Prima era previsto uno scritto, adesso c'era solo una sessione orale. In qualche modo si valutano i curriculum degli studenti che partecipano, ciò che hanno fatto con il loro percorso di tesi o cose affini, e si fa qualche domanda per testare un po' le conoscenze generali. E quindi al liceo invece cosa pensavi? Pensavi già quando eri a scuola? Qual è stato, per esempio, un'altra cosa che spesso si dice, qual è stato uno dei tuoi insegnanti, di come hai fatto tu il liceo? Prima abbiamo sentito che effettivamente il tuo collega veniva dal liceo scientifico. Il tuo rapporto con la fisica a scuola, poi come ti ha portato a fisica, se ti ha portato in qualche modo? Allora, vengo anch'io da un liceo scientifico, anche se in realtà la mia esperienza con la fisica non è stata granché, per tutta una serie di vicissitudini per cui ci sono alternati docenti e ci sono stati periodi in cui c'erano delle supplenze o dei buchi quindi non credevo all'inizio di avere la preparazione adatta. Ho spinto da una forte curiosità e dal desiderio di rivalsa, sapendo che ce l'avrei messa tutta per recuperare eventuali carenze che avevo in certi argomenti, e alla fine con la passione e con il giusto impegno si riesce anche laddove ci sono dei problemi, la preparazione di base non è fortissima. Hai avuto delle difficoltà all'inizio, quindi ripeto anche a te la stessa domanda: il corso di laurea in fisica te lo aspettavi più difficile, più facile? Come è stato l'impatto? No, me lo aspettavo esattamente come si è rivelato. Sicuramente è un corso di laurea che richiede un po' di impegno, che richiede di studiare molto e di comprendere i concetti a fondo, però rilascia anche parecchie soddisfazioni, perché è bello alla fine di una sessione di studio, anche se non è una botta, ma dire ok, ce l'ho fatto, ho capito questo argomento. E ci vuoi parlare quindi di cosa fai però adesso, essenzialmente? Mi hai detto a suo fisetto che ti metti, stai programmando, giusto? Puoi spiegare un pochettino com'è l'ambiente adesso, cioè, che cosa di specifico ti occupi? Qualche cosa della parte di studio, di ricerca che stai facendo? Quali sono gli sbocchi della ricerca che stai facendo? Allora, nello specifico adesso mi occupo di analizzare sorgenti astronomiche variabili. Quindi per studiare la variabilità bisogna prendere misure ripetute nel tempo della luminosità di queste sorgenti e analizzarle, in qualche modo parametrizzarle per distinguere le varie sorgenti e per cercare di capire qual è il meccanismo che c'è alla base. È tutto fatto in preparazione di una missione che partirà tra qualche anno, quindi c'è da analizzare simulazioni e valutare quale può essere il modo ottimale per gestire questi dati e fare tutta la pianificazione. Come dicevo prima, la parte bella forse del corso di laurea in fisica è che essendoci molta varietà si offre anche la possibilità di acquisire conoscenze nuove parallelo, e allo stesso tempo apre anche sbocchi lavorativi di analisi dati presso aziende o in generale nell'industria. Ecco. Si possono applicare le stesse metodologie che si applicano in ricerca anche in altri settori. L'abbiamo visto anche con la pandemia.
che c'erano questi dati da analizzare, fisica offre anche la competenza necessaria per poter gestire questi dati, capirli e fare delle valutazioni. Sono cose sempre più richieste dalle aziende adesso. Questo è verissimo in tutti i campi, ormai raccogliamo dati ovunque, quindi questo è interessante. Come ti sei inserito nel gruppo di ricerca, se posso chiedere? Come, nel senso, come ti è sembrato un ambiente di ricerca? Penso che tu sei già entrato in contatto con il gruppo di ricerca, giusto? Sì, allora nel mio caso ti sei inserito, come ti è sembrato, accogliente, non accogliente? Se tu dovessi raccontare a qualche ragazzo di quarta, di terza, non lo so, chi guarderà... Detto, com'è stare in un gruppo di ricerca? Quanti meeting fate? Fate meeting, non fate meeting, fate conferenze, le solite cose che forse sono di tutti i giorni, però magari non è conosciuto questo aspetto, sì. Magari, forse sì, però dica tua su questo. Il contesto di ricerca in cui sto lavorando adesso era lo stesso in cui mi ero inserito, per così dire, con la tesi magistrale. Quindi è iniziato tutto lì, mi sono incontrato con il docente a cui ho chiesto la tesi, ci si è accordati sull'argomento, ho iniziato a lavorare, poi perché l'argomento mi interessava ho deciso di partecipare al concorso e di tentare la possibilità di poterci lavorare ancora per altri 3 anni. È molto bello perché si lavora insieme, si scambiano idee, si scambiano opinioni. È un po' la stessa cosa che si fa con i colleghi quando si preparano gli esami e si studia, però fatta più in grande, con un progetto. Questo è interessante, quindi già dalla magistrale un pochino è entrato in un ambiente di ricerca, è vero? Sì, questo. Si aveva già il pallino di poter fare un qualcosa che potesse avere una continuità. Ma è Maurizio il tuo relatore, sta nel gruppo di Maurizio. Maurizio, ovviamente tutti possono intervenire, anche gli altri. No, che stanno... Io intervengo perché secondo me questa è una curiosità che può interessare anche i ragazzi. No, esatto. Perché Vincenzo non si rende abbastanza merito. Vincenzo non solo lavora in dipartimento, ma passa metà del tempo, sia durante la tesi che durante il dottorato, all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, perché fa parte di un gruppo internazionale che sta... progettando l'utilizzo dei dati del telescopio che adesso si sta costruendo in Cile e si è inserito benissimo in molte collaborazioni, per cui ogni settimana lavora con i colleghi di tutto il mondo collegato online a sviluppare le strategie del futuro, analizzare i dati e proporre soluzioni innovative. Quindi proprio quello che diciamo, un'apertura internazionale, e lavora con 2 enti di ricerca qua a Napoli e poi ha un orizzonte molto più ampio. Esatto, questa è una cosa da sottolineare effettivamente, Maurizio, cioè che già loro abbastanza giovani tecnicamente sono ragazzini ancora rispetto a noi, sono già comunque inseriti in gruppi già attivamente, quindi credo che sia una prova di maturità buona, penso, per voi ragazzi, vero Vincenzo? Condivido pienamente. Ok, benissimo. Aggiungere qualche altra cosa per aggiungere? Poi siate curiosi e soprattutto non fatevi limitare dalle vostre paure, tutto si può superare. Non pensate mai di non essere in grado, magari ci vuole un po' di tempo in più, ma le difficoltà si superano. Benissimo, perfetto. Grazie Vincenzo, ottimo. Grazie a voi, ciao. Grazie, ciao. Adesso vediamo se c'è altro dottorando. Vedo Cristian Magliano, esiste? Buonasera. Ti puoi fare sale, okay. Sì, mi sentite? Ok, sì, sì. Buonasera a tutti. Anche tu, raccontaci un pochettino di te, di cosa stai facendo, hai sentito più o meno, no? Sì, io sono un nuovo dottorando in fisica presso l'Università di Napoli, appartenendo al 37° ciclo, in particolare sono con una borsa PON. Questo significa che, a parte il periodo formativo all'estero, previsto nel corso di dottorato, è previsto anche un periodo di formazione presso l'industria. Nel mio caso specifico dovrò far parte, diciamo, dell'azienda, della compagnia Leonardo a Firenze, che è specializzato in sicurezza e in aerospazio, e quindi lì soggiornerò in un periodo di 3-6 mesi e lavorerò attivamente con gli operatori della Leonardo. Quindi ecco, ritorniamo al discorso di prima, la versatilità e l'apertura mentale che bisogna avere in qualità di fisico, di ricercatore. E diciamo, volevo parlare anche un po' di quello che faccio.
e in particolare il mio ambito di ricerca è l'astrofisica e in particolare io lavoro sulla rivelazione e la validazione di esopianeti. Un esopianeta è un pianeta che, anziché orbitare intorno al Sole, orbita intorno a una stella al di fuori del Sistema Solare. E in particolare con nel mio progetto di ricerca, grazie al progetto di ricerca di dottorato, diventerò un membro effettivo della collaborazione Plato, che è una missione spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea. Il telescopio verrà lanciato nel 2026 nello spazio, entrerà in orbita a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra e lì comincia ad acquisire dati. La missione principale di questo telescopio è quella appunto di andare a guardare stelle come il Sole alla ricerca di pianeti simili alla Terra nella cosiddetta zona abitabile, cioè una distanza tale che l'eventuale pianeta possa ospitare la vita. Quindi ecco, non è semplicemente astrofisica, ma si sfocia anche nell'astrobiologia e ritorniamo alla versatilità della fisica, che diciamo una laurea in fisica ti permette un po' di spaziare in tutti gli ambiti. E quindi diciamo il dottorato di ricerca ti permette di avere una serie di opportunità, si palesano una serie di opportunità che bisogna cogliere al volo. Ecco. Quando anche tu, la stessa domanda, tu la tua esperienza dal liceo, la transizione scuola-università, come è andata? Qua sì. Avevi già in mente di fare questo? Sì, hai cambiato idea durante il corso? Però raccontaci un pochettino la tua transizione scuola-università. Io mi unisco agli altri due ragazzi precedentemente, anche io vengo da un liceo scientifico, però sono sempre stato indirizzato verso il mondo della fisica da appena l'ho cominciato a studiare, dal biennio ha cominciato ad appassionarmi, perché diciamo in me si sviluppava sempre di più una curiosità, anche se a un certo punto ho avuto dei tentennamenti verso altri tipi di aree di ricerca. Per esempio, a un certo punto mi piaceva molto la geologia, per dire, la scienza della terra, perché c'era un mio docente particolarmente in gamba e bravo che mi ha fatto appassionare quell'argomento, però a un certo punto è prevalsa in me la voglia di fare fisica e di iscrivermi alla facoltà di fisica e continuare poi con entrare quindi nel mondo della ricerca. E qui te aspettavi così? Era più difficile o più facile? Cioè, come è stata poi? Una volta che sei arrivata a fisica è stato più difficile di quello che pensavi, più facile di quello che pensavi? La tua preparazione è stata sufficiente ad andare avanti? Sì, la mia preparazione mi ha permesso di superare il primo anno con non troppe difficoltà. Poi è chiaro che se ci si mette l'impegno, la costanza, soprattutto la costanza, che è qualcosa che mi ha aiutato molto nei 5 anni di studio, perché uno studio costante permette una minore fatica poi, per esempio, nel dare esame, perché in maniera costante faccio 10 pagine al giorno, in una settimana avrò fatto un quaderno, avrò studiato, non so, un libro, qualcosa, e quindi con la costanza si può vincere quella fatica, per esempio, di studiare gli ultimi 2 giorni tantissimi argomenti, e quindi il primo anno è stato più o meno come me lo aspettavo. Poi è chiaro che dal primo anno si cominciano ad acquisire delle basi, anche si comincia ad acquisire una forma mentis più universitaria anziché liceale, e quindi tutto poi viene in maniera quasi naturale. Però è chiaro che di base ci deve essere una forte passione per la disciplina, perché una forte passione alla disciplina in maniera tale che il sacrificio non pesi, rinunciare a qualcosa non sia pesante, non sia sofferenza, non sia caso di sofferenza, ma anzi lo si fa con piacere. Benissimo. E poi avevi già quello che stai facendo adesso, avevi già cominciato nella magistrale, nella triennale. Com'è stato poi il passaggio triennale, magistrale, dottorato? Hai fatto tutta la stessa trafila di tesi? Oppure hai cambiato durante? No, ho cambiato durante perché diciamo mi appassionano varie cose, vari aspetti della fisica. Per esempio, nella tesi triennale ho trattato argomenti di meccanica quantistica, nella tesi magistrale ho trattato argomenti di cosmologia e adesso invece lavoro in astrofisica. Quindi ho toccato un po' vari campi, ma che poi mi diciamo si sono rivelati utili, perché quando
si deve affrontare un problema in fisica, avere diciamo, una maggiore conoscenza, almeno a un livello base di quello che si sta leggendo, è sempre vantaggioso. Quindi, sì. Benissimo. E anche tu, quindi, come ti sei inserito nel gruppo di ricerca? Quindi anche nel gruppo di ricerca, come ti sei trovato nel gruppo di ricerca? Quindi hai detto pure che è già previsto in queste borse PON, sono dell'industria 4.0, credo. Che è già previsto che sei già nell'industria, poi sarà tra altre cose. Quindi un tipo di dottorato già più applicativo, giusto? Sì. Sì, come allora, ti sei trovato sia nella parte di ricerca che nella parte, diciamo, applicativa, che di solito il fisico dice no, il fisico sono solo cose teoriche. Tu cosa vuoi dire? Non penso proprio che fai solo cose teoriche. Allora, io nasco come un fisico teorico, però poi mi sto passando al lato più osservativo. Allora, per rispondere alla prima domanda, mi trovo molto bene con il gruppo di ricerca, cioè sono entrato un mese fa, diciamo il 1° gennaio ufficialmente, quindi è da poco, ma facciamo meeting settimanali, ci aggiorniamo costantemente sui progetti di ricerca, quello che stiamo facendo, le idee che dobbiamo portare avanti, anche l'organizzazione di seminari, journal club e così via. Per quanto riguarda sì, il periodo in industria è una qualcosa di molto importante, perché è legato chiaramente al progetto di ricerca, cioè nel momento in cui andrò alla Leonardo a Firenze andrò a vedere, diciamo, con i miei occhi i vari specchi, i vari specchi che poi vengono montati su quel telescopio che nel 2026 arriverà nello spazio a prendere dati. Quindi lavorerò a stretto contatto con gli operatori dell'azienda, faremo simulazioni, test con stress meccanici, stress termici e così via, che mi permetterà anche di acquisire delle competenze in ambito industriale che chiaramente potrei pure sfruttare in futuro. Quindi è una duplice, cioè ci sono due strade chiaramente, poi sta a me scegliere che tipo di strada intraprendere, se più industriale o più fondata sulla ricerca. Beh, mi sembra ottimo, quindi anche questa possibilità che effettivamente di solito non si sa. Tu sei a stretto contatto anche con altri ingegneri, con altre professionalità, giusto? Quindi sei a stretto contatto anche con altri e sei arrivato da fisico con questo. Sì. Sicuramente sì. Incontrerai ingegneri, altro tipo di matematici, giusto? Quindi comunque in fisica ti permette comunque di interagire anche con loro, quindi alla fine sei arrivato dove è arrivato l'ingegnere, quindi anche questo esatto. Non per niente. Benissimo, vuoi aggiungere qualche altra cosa? Ti ringrazio moltissimo. Va bene così. La disponibilità, grazie. Grazie moltissimo. Allora, io direi che a questo punto io potrei passare, se i docenti del corso non hanno altro o altre cose da aggiungere, mi sembra una bella carrellata quella che abbiamo fatto con gli studenti. Io direi di chiudere per la parte di presentazione con alcuni dettagli tecnici che potrebbero essere utili per chi poi guarderà il video dopo, che ha a che fare in più con i servizi e le cose dell'Ateneo. Va bene? Quindi io direi che potrei passare a questo. Se Maurizio, Gaetano non hanno altro da aggiungere. Gaetano, tu forse vuoi aggiungere qualcosa, Gaetano? Prima hai detto che vuoi intervenire sui ragazzi, dopo i ragazzi. No, sulle domande, ma non ce ne sono state. Quindi. No, domande non ce ne sono state, sono un po' timidi di solito su YouTube, su queste attività di orientamento così generiche, di solito quando si tratta di argomenti un po' più toccanti. Ieri stavo parlando dell'Unione Europea, del nucleare, ieri pomeriggio avevo delle domande che forse erano per voi o per qualcuno dei nostri colleghi, in cui i ragazzi del PCTO ci chiedevano ma è più conveniente l'energia elettrica o l'energia nucleare. Quindi di solito quando focalizziamo più le attività di solito emergono dibattiti di tutti i tipi, quindi su questo tipo qua forse sarebbe stato più interessante lì. Ma comunque anche su queste cose qua di solito possiamo intervenire in altri momenti. Io direi che quindi se nessun altro vuole intervenire, io dovrei passare, visto che abbiamo ancora un po' di tempo prima delle 17:21, i ragazzi pure saranno stanchi, chi sta connesso, di presentare un pochettino alcuni dei servizi, alcune cose che erano rimaste un po' appese precedentemente, che appunto sono alcuni dei servizi della Federico II e dei talk
così se qualcuno poi avrà proprio pazienza per dopo. E allora eravamo rimasti ai, appunto, ai servizi, dopo il correggio di centro dei servizi. Vi ricordo, questi sono tutta una serie di centri che abbiamo in Ateneo, da Federica Web Learning, che si occupa di e-learning, e abbiamo visto quanto è stato importante durante questo periodo pandemico. Adesso saranno in linea dei MOOC proprio di fisica, è già in linea un MOOC di fisica, per cui si può già vedere tutto un corso di fisica generale, uno su Federica Web Learning. Poi abbiamo le azioni di tutorato e i tirocini curricolari, soprattutto le azioni di tutorato, che a fisica si manifestano sia con dei corsi di, correggetemi se sbaglio, di iniziali, di accompagnamento, che poi durante anche i corsi fondamentali. In realtà poi tutte queste azioni di tutorato stanno in tutti i corsi di base, per esempio di fisica generale, in tutti i corsi di base che scegliamo, che sceglierete. Ci sono dei tutor, dei ragazzi dottorandi di solito, o magistrali anche, che vi aiutano. Poi il centro di biblioteche, gli accordi di mobilità internazionale Erasmus, che sono fondamentali perché molti dei nostri studenti già dalla magistrale si stanno orientando verso fare un periodo post laurea, già di ricerca, non soltanto di Erasmus classico. Il centro linguistico dell'Ateneo, che ci hanno detto fa una serie di certificazioni automaticamente, quindi questo è importante, averlo già, acquisire determinate certificazioni di lingua e all'interno del nostro Ateneo. Il centro Sinapsi per l'inclusione attiva e per alcune delle ricerche che stiamo conducendo su abbandoni, eccetera, quindi è un altro centro importante di eccellenza della Federico II, su cui potete contare sia nel caso di difficoltà psicologiche, di discriminazioni, ma anche quando avete proprio difficoltà proprio brutalmente di andare avanti negli esami. E il centro universitario sportivo, che per la parte di sport, appunto. Per conoscere tutta l'offerta formativa c'è orientamento, il sito della Scuola Politecnica in Scienze di Base, e in particolare la pagina di orientamento, in cui si possono accedere, avete tutte le brochure, quindi sono tutte informazioni che oggi abbiamo dato essenzialmente, ne abbiamo quasi tutte, però lì le potete trovare stampate, cioè stampate su PDF, e quindi le potete consultare con calma. E la verifica, sì, ok, siamo andati sul sito, ritorniamo sulla presentazione. Quindi perché si sceglie la Federico II? Questa è una cosa che ho messo, che praticamente ci interessa soprattutto perché rimanga anche su YouTube, perché essenzialmente nel reparto scienze, nel collegio scienze, il 58% degli studenti dice che per prestigio della Federico II, quindi per la sua storia, perché è un antico ateneo. Soltanto nell'ambito scienze, soltanto il 16% sul consiglio dei genitori. Quindi noi non viviamo una scelta. I nostri studenti, per la maggior parte, non hanno una scelta che è caratterizzata da un passato della famiglia, e questo è molto buono, perché effettivamente il retaggio non influenza, quindi uno può scegliere di cambiare del tutto rispetto al passato. Il 75% vuole continuare nello stesso corso di studio, quindi essenzialmente è soddisfatto. Il 45% è molto o addirittura del tutto soddisfatto dal punto di vista del benessere psicologico, e questi sono stati presi dati anche durante la pandemia, quindi questo è stato importante, perché anche qui vedo un altro dottorando, Francesco Cannevali, si è connesso adesso dal CERN, corretto? Salve, buonasera. Attualmente sono ancora qui, sono in partenza breve, ma sono ancora a Napoli. Ah, sei ancora a Napoli, ma tu sei dottorando o sono studente magistrale, perdonami. Io sono dottorando. Perfetto, vuoi dire qualcosa? Vuoi dire? Prima tanto le cose che stavo dicendo sono tecnicamente disutili rispetto all'esperienza del dottorando. Tu vuoi dire? Perché prima ci siamo intrattenuti con altri tuoi colleghi. Ce la fai a parlare? Per quanto tempo hai a disposizione? Sì, penso che un quarto d'ora ce la faccio. Perfetto, non so se allora palesati, se ti vuoi palesare, così io interrompo la condivisione, così. Quindi sei in partenza per il CERN, eccoci, buongiorno. Sì, mi vedete? Sì, vediamo, ok, perfetto. Senti, anche a te tocca l'intervista, pure a te. Questo lo ripeto sempre, noi di didattica siamo fissati con interviste, dati, queste cose qua, quindi anche a te faccio le solite domande del tipo: come mai hai scelto dal liceo di scegliere fisica? Cioè, che tu sei fatto... Sì, quindi... allora,
come scelta il corso di laurea in fisica, perché, per come, come mai questa scelta, vai. Sì, diciamo che io sono stato, tra virgolette, sempre affascinato da questo mondo, in quanto anche mio zio è un fisico che attualmente lavora, diciamo, in California, e mi è sempre piaciuto il mondo in cui lui lavorava. Vabbè, lui poi si è spostato un po' sull'ambito dell'analisi dati alla fine, però mi era sempre piaciuto, mi è interessato il contesto. Poi andando avanti, ovviamente, con gli anni, anche durante il liceo, e studiando sempre di più materie scientifiche, mi sono sempre di più appassionato e quindi ho scelto di intraprendere questa strada. Io, diciamo, a livello di curriculum magistrale, ho fatto fisica subnucleare astroparticellare, che, devo dire la verità, mi era sempre un po' più interessato rispetto agli altri, però poi ovviamente ne ho avuto poi la conferma effettivamente studiandolo nel corso degli anni, perché ovviamente magari qualcuno può avere un'idea, però viene confermata o no, diciamo, durante gli anni, ovviamente. Ma nel mio caso alla fine ho confermato l'idea che avevo. Per quanto riguarda adesso, io mi trovo al secondo anno di dottorato, e a breve, in realtà molto breve, diciamo la settimana prossima, mi devo trasferire al CERN per un anno intero, quindi svolgere il periodo all'estero lì, e lavoro all'esperimento CMS, Compact Muon Solenoid, che è uno dei quattro esperimenti a LHC, quindi al collisore protoni-protoni, che si trova appunto al CERN. In particolare io mi occupo, non so, sto andando io, non so se vuole fare le domande. Vado anch'io. Poi metti soprattutto enfasi sul gruppo di ricerca. Voi particellari siete ben noti per avere famiglie intere, per avere miliardi di persone che lavorano, quindi insieme, quindi siete molti. Quindi per voi non esiste, il fisico da solo non ha nessun senso. No, assolutamente no. Io quindi a te a maggior ragione, la domanda che voglio porti, poi continui pure a inframmezzare con la tua narrazione, è che come ti sei integrato nel gruppo di ricerca? Allora, diciamo che... Da noi, ovviamente, poi certo. Non lo sappiamo ancora, però da noi come è stata l'esperienza, eccetera. Sì, a parte mi è stata un'esperienza, diciamo, molto molto positiva. Fin da subito il gruppo con cui ho lavorato ha cercato ovviamente di inserirmi subito nell'ambiente, nel contesto internazionale. Infatti anche durante l'esperienza di tesi magistrale sono già stato a contatto con i vari gruppi e sottogruppi che si trovano nell'esperimento. Attualmente ancora di più mi trovo praticamente a lavorare giornalmente con persone in diversi posti del mondo. Proprio mezz'ora fa ho finito di avere un meeting con, diciamo, una professoressa che si trova in Bulgaria, un ragazzo che si trova a San Diego, quindi diciamo i gruppi sono molto molto eterogenei e quindi collaboriamo tutti insieme, ovviamente. E quindi comunque diciamo che all'inizio, soprattutto vabbè poi in questo periodo in cui sono possibili per lo più riunioni in smart working, ovviamente, di tipo telematico, è un po'... Cioè, è un po' strano perché uno non conosce bene le persone, per quanto può conoscerle ovviamente su Skype o su Teams è comunque diverso, però poi ci si abitua e ci si integra molto molto facilmente. Poi il contesto, diciamo, CERN, il contesto internazionale è un contesto molto molto semplice, non formale, che riesce sempre a mettere a proprio agio alla fine, sì. Quindi molto positiva come esperienza. Questo è importante, questo. Cioè, certo. C'è una non formalità che è tipica dei fisici, che è ben nota dalla vulgata con cui siamo conosciuti nel mondo dello spettacolo, anche delle varie rappresentazioni cinematografiche e non. Quindi confermi anche tu, anche se non siamo tutti Don't Look Up o non siamo dentro Don't Look Up, o siamo dentro a Bing Bentiori, però si conferma effettivamente un po' di informalità, giusto? Certo. Che è uno degli aspetti che di solito io sempre sottolineo, non sempre, con gli studenti di scuola, che non hanno idea di cosa effettivamente, che è una cosa molto positiva per un ambito informale, che poi non significa non competitivo, anzi, perché comunque uno deve lavorare, però sicuramente un po' ti aiuta un pochettino anche un po' di informalità, giusto? Sì, assolutamente sì. Pure perché, diciamo, avendo in generale, non lo sappiamo, molte molte scadenze, dovendo fare molte molte cose, ovviamente
l'ambiente informale aiuta comunque a comunicare in maniera molto più veloce e diretta, diciamoci la verità. Non so se sbaglio, però credo sia così. Bene, benissimo, benissimo. Senti, tu hai trovato fisica più complicata, tu che scuola hai fatto? Hai trovato più complicata, meno complicata di quello che pensavi? Allora, bella domanda. Noi allora, facciamo questo diciamo, allora, io ho frequentato il liceo scientifico De Carlo a Giugliano e all'inizio comunque mi sono trovato abbastanza bene, perché comunque a livello di basi più o meno ce l'avevo, però comunque il più che altro non tanto la conoscenza di base, ma proprio il tempo richiesto per assimilare bene concetti ed esami è stato più alto di quello che pensassi ovviamente all'inizio. Non, come dicono qualcuno, è impossibile? No, ovviamente no, però penso che uno dei fattori principali sia anche una buona organizzazione, a prescindere ovviamente dalle situazioni che magari uno può essere più o meno, tra virgolette, portato, come si dice, ma quello comunque è molto soggettivo, ma anche no. Però penso che una delle cose principali sia una buona organizzazione. Capacità quanto... di auto-organizzarti, sì, giusto? Sì, 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 certo, oh, assolutamente. Sì. E una cosa che dirò sempre, non mi stancherò mai di dirla, è, diciamo, l'università molti pensano che si faccia da soli. Nel nostro campo non penso sia così. Qualsiasi sia la strada, ma comunque ci si ritroverà sempre a lavorare in gruppo. E io personalmente ho sempre preparato esami, studiato insieme a gruppi di persone con i quali magari ho preparato anche esami, ho studiato insieme anche per 3, 4, 5 anni. E quindi credo che sia una cosa fondamentale questo. E l'università, secondo me, non si fa da sola, anche perché ognuno uno con l'altro ci si arricchisce a vicenda. Questo già ti abitua, quindi poi tu anche dopo a lavorare con gli altri, sì, chiaramente. Sì. Quindi questa è una cosa caratteristica e di solito effettivamente la fisica è particolarmente spiccata, non è che sì, altri corsi di studio non ce l'hanno, ma da noi credo che sia particolarmente spiccata questa sì, cosa, perché giustamente aiuta molto confrontarsi, certo, continuamente. Assolutamente. Okay. E senti, tu qui la ricerca quando hai scelto di farla? Avevi già scelto quando sei già iscritto, volevi fare direttamente, hai detto che appunto avevi quindi ricadi in un tipico case study in cui avevi qualcuno in famiglia come role model praticamente, giusto? Sì. Come sì, noi sì, diciamo role model, diciamo, sì, quindi avevi quindi ricadi in quella cosa. Quindi volevi anche fare ricerca oppure no, sì, oppure era soltanto la materia che ti interessava? No, devo essere sincero, dall'inizio ho sempre voluto fare ricerca, quindi era questo, cioè era questo proprio l'aspetto che mi interessava. Che ti ha spinto a scegliere fisica, che è anche una delle ragioni principali, quindi effettivamente, certo, effettivamente torna benissimo. Adesso che fai? Adesso cosa farai? Adesso dopo fai il CERN, fai un anno di CERN fui, quindi sì, una palestra abbastanza interessante, un'ottima sì, palestra che effettivamente è un'opportunità grande, però dobbiamo ammetterlo. Ci troviamo anche in un periodo particolare, lì, perché a breve riprenderà la presa dati con il RAN 3 e quindi stiamo mettendo in atto tutti i rivelatori, il fascio, quindi, eccetera, esatto, quindi è un bel quindi periodo. Quindi ti trovi anche in un momento importante. Sì. E nel futuro tu come lo vedi? Cioè nel senso come sei proiettato? Cosa pensi? Sia della tua vita, ma comunque della professionalmente cosa pensi che succederà più o meno dopo questa esperienza? Allora sicuramente mi piacerebbe rimanere nell'ambito della ricerca, soprattutto nell'ambito in cui mi trovo ovviamente, però posso anche dire che le competenze, le skills che si acquisiscono durante i 3 più 2, ma anche durante gli anni di dottorato, ancora di più, permettono comunque di essere versatile su più ambiti. Io in particolare mi occupo personalmente di analisi dati e è un ambito che attualmente è
è veramente molto molto spendibile, anche nel caso in cui qualcuno non volesse poi continuare con la ricerca, fondamentalmente. Utilizzi cose che poi potresti anche, certo, strumenti, cose. Utilizzi, certo, strumenti che poi potresti anche utilizzare su altri tipi di dati, magari non particelle. Certo. Sì, 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 assolutamente. Io durante l'anno scorso mi sono trovato anche a lavorare con il gruppo Dete Covid, che si occupa di ricerca appunto su riguardanti la pandemia e insieme allo Spallanzani appunto, e ovviamente le competenze che avevo sviluppato precedentemente mi hanno aiutato moltissimo alla fine. Abbiamo lavorato insieme allo Spallanzani per circa un annetto e mezzo. Quindi una competenza che i fisici possono molto sfruttare, questa, certo, qui, perché effettivamente anche in epidemiologia tecnicamente, perché ovviamente là si parla molto di statistica e comunque, sì, sì, noi è una delle cose che facciamo, praticamente tutti i curricula abbiamo una base solida di statistica, sicuramente, certo, perché altrimenti... Benissimo, vuoi aggiungere qualche altra cosa? Sì. Per gli studenti che sono collegati, non solo per chi è collegato in diretta, ma anche e soprattutto per chi poi rivedrà questo video, anche perché io credo che questi video qui è una cosa buona che abbiamo fatto su YouTube, perché poi noi in tutte le altre occasioni in cui incontriamo studenti, scuole, che ce ne sono abbastanza, ce ne stanno, diciamo, noi, l'idea sarebbe poi quella anche di riproporre anche a tutti quanti quelli che non sono stati potuti per essere presenti oggi, domani mattina pure, anzi abbiamo, i ragazzi stanno a scuola, di riproporre alcune di queste attività. Quindi questi, approfittiamo di lanciare dei messaggi, che così possiamo poi anche a chi è indeciso, chi è in dubbio, ma io lo faccio, poi che cosa faccio nella vita, qualcosa vorresti dire su questo punto per gli studenti, per dire ok, questa è la fisica è così e mi piace perché appunto faccio. Certo, assolutamente. Io un messaggio che voglio dare è che studiare fisica, diciamo, apre comunque un certo ventaglio di possibilità. Non è più settorializzato, cioè questo che si deve comprendere. Una volta, anche ancora oggi, qualcuno pensava da fare fisica, dopo faccio ricerca o faccio didattica. Io invece penso che attualmente lo spettro sia molto molto più ampio, quindi se qualcuno è indeciso ovviamente a iscriversi perché, diciamo, si preoccupa per le prospettive future, io credo che attualmente la figura del fisico sia molto spendibile veramente in un ampio raggio, e quindi non essendo solo focalizzato in questi due, diciamo, percorsi. Perfetto, grazie Francesco, sei stato anche tu anche molto gentile, con te ringrazio anche gli altri che hanno partecipato, io adesso ho messo anche il foglio firme, quindi grazie a tutti. Io adesso concluderei l'ultima presentazione, l'ultima parte, c'è ancora Maurizio con noi, io concluderei l'ultima parte di presentazione con alcuni dati proprio brutali che abbiamo, che pure possono essere interessanti, nel frattempo che eventualmente qualcuno vuole fare domande che raccolgo come... che raccolgo su YouTube. Allora, stavamo dicendo, a proposito dei motivi che anche molti dei vostri dei ragazzi hanno ricordato, quindi la soddisfazione dal punto di vista psicologico eccetera, e quindi il prestigio e il consiglio dei genitori di meno, effettivamente questi sono i motivi principali. Questo ve lo faccio vedere perché essenzialmente c'è una correlazione fra il perché uno si iscrive e poi i risultati che ottiene, perché quello che abbiamo visto è che chi si è iscritto all'università, questo tutto il gruppo scienze, in cui è incluso anche fisica, per motivi legati all'interesse personale, quindi la passione, ottiene più crediti, non c'è niente da fare. Chi invece lo fa per motivi esterni cioè esterni legati a qualcuno, appunto genitori, seguire delle tracce passate, oppure il valore sociale della disciplina, la professione X, Y, Z, ottengono meno risultati. I risultati sono. E poi ci sono anche chi non ha una motivazione specifica, quindi ragazzi che sono connessi, di capire qual è la motivazione principale, perché queste spinte sono quelle che poi effettivamente influenzano moltissimo i risultati. Quindi attenzione a questo, perché uno le sottovaluta qualche volta. Se uno ha una motivazione forte, di solito questo si ripercuote molto nel rendimento e quindi nel non perdere tempo. A proposito di variabili predittive, abbiamo parlato del test di accesso, adesso ve lo presento specificamente il test erogato dal CISIA, tocca a casa, tocchi, noi abbiamo il tocchi, che è un modo per autovalutarsi, come abbiamo detto, però è sempre fortemente consigliato sostenerlo, anche perché è un primo
è un po' come rinvalsi, cioè noi diciamo spesso c'è una forte correlazione anche tra rinvalsi, tra i test, i talk e i risultati che vedremo fra poco. Quindi è importante farli tutti, quindi anche se adesso siete a scuola, è importante già cominciare a cimentarsi con i rinvalsi, quindi, e poi cimentarsi con il test CISIA, che è più specifico della parte di STEM. Quindi i riferimenti che trovate sul sito della Scuola Politecnica Scienze di Base e sul sito del CISIA, che è fatto molto molto bene, che è anche in collaborazione con Federica, come vi dicevo prima, perché ci sono dei MOOC di preparazione, oltre a base di matematica è stato inserito anche quello di fisica, quindi che è una delle materie di base per tutti, quindi non solo per fisica chiaramente. Per noi vi sottolineo analisi matematica o geometria come primo esame, per chi non supera, diciamo, non supera ovviamente una soglia molto bassa, però una soglia minima tra i 15, cambia ovviamente un po', dipende dall'anno, però cambia un pochettino, però diciamo è abbastanza bassa, significa effettivamente se ci sono dei, questo è un campanello d'allarme che di solito bisogna tener conto, di cui bisogna tener conto, quindi su questo vi raccomando di farlo. E infatti i dati ci dicono che chi ha un punteggio più alto al TOEIC di solito ha dopo il primo anno molti più crediti mediamente, queste differenze sono significative, quindi si vede già da comunque anche da, quindi chi ha punteggi che oscillano meno di 20 su 80, su 80 stiamo parlando, quindi non stiamo comunque parlando di risultati che non sono altissimi, però diciamo che chi almeno supera una metà, chi si avvicina alla metà, perché non sono facilissimi adesso ovviamente, anche se non è assolutamente di sbarramento, però poi effettivamente poi va meglio, aumenta anche la propria efficacia se si rende conto che può fare qualcosa in più, quindi si innesca un meccanismo virtuoso. E anche per qualunque, diciamo, per questa relazione vale per qualunque fascia di voto voi abbiate. Noi abbiamo di solito adesso il voto di diploma è un indicatore effettivamente poi di un futuro, di un futuro successo, non è l'indicatore principale, però effettivamente conta, e questo effettivamente si vede che comunque per tutte le fasce di voto c'è una relazione fra il test e i risultati ottenuti. I nostri siti di riferimento in generale Unina, Scuola Politecnica di Scienze di Base, Orientamento Unina IT, che prende più la parte di sull'orientamento, specificamente per l'orientamento, eventi di orientamento, grandi progetti di orientamento come il piano navale scientifica e il POT, che sono i due grandi progetti con cui noi abbiamo interazione con le scuole, tecnicamente, in cui molti di voi, non so se sono presenti, di solito molti di voi magari che non sono presenti qua stanno facendo PRS, quindi praticamente la stessa cosa. I prossimi eventi a fisica, vi riassumo brevemente, abbiamo con Maurizio 25, vedi Maurizio l'ho messo già in cartellone, quindi abbiamo il 25 di febbraio un'altra diretta YouTube su genere, su Women and Girls in Astronomy, un'altra cosa su genere 8 marzo, organizzata da PRS, da me, e poi abbiamo altri seminari di orientamento che abbiamo chiamato Orientamento per il Futuro, con l'Equipe Formativa Campania, che è un gruppo di scuole del Piano Nazionale Scuola Digitale, insieme al PRS. Quindi, e su questo effettivamente voi potete sempre poi informarvi sui nostri siti di riferimento, che sono appunto Fisica Unit per la parte più o meno di didattica, in cui c'è tutto, che stiamo cercando di migliorare, sto cercando di migliorare in prima persona, quindi siamo il sito sempre più fruibile, speriamo anche soprattutto dall'esterno, e poi PRS Unit per le attività, ovviamente con le scuole se vi possono interessare, ai nostri docenti, eccetera, di cui abbiamo un canale, abbastanza canali. Beh, io direi che con questo io avrei concluso questa la presentazione, grazie a Maurizio che sei rimasto. Io direi che l'ultimo, io ho messo anche il foglio firme per i pochi spettatori rimasti. Comunque, come abbiamo detto, questo è un modo per registrare questo evento, capito Maurizio? Questo è un modo per cui noi registriamo qualche cosa e poi rimane. È un modo certo. Quindi poi anche se in diretta noi siamo abituati a un po' ben altri numeri, con il PCTO, con il PRS siamo abituati a ordini di grandezza un po' diversi, ma non fa niente, perché in fondo anche questo rimangono pure anche le altre attività, però diciamo che è un modo anche per avere fissate alcune cose che non diciamo quando facciamo i laboratori, ovviamente online. In ogni caso restano anche i contatti, giusto? Quindi chiunque voglia e sia interessato ad approfondire può sempre contattarci al Dipartimento, siamo sempre pronti a rispondere alle domande dei ragazzi.
Quindi sì, certo, è chiaro che tutti i siti che avete visto, effettivamente abbiamo tutti i riferimenti dei consigli di corso di studio, del coordinatore, dei referenti di orientamento, abbiamo la mega orientamento fisico mini ET, e quindi se volete chiedere, di solito effettivamente i canali sono abbastanza efficaci, che più o meno venite a sapere più o meno in qualche modo delle nostre attività. Quindi io direi che ci diamo appuntamento a domani per chi ci sarà, anche dei nostri colleghi. Domani penso che ci sarà Gaetano, vero Maurizio? Dovrebbe esserci Gaetano, ci dovrebbe essere il professor Tafuri, che parleremo di Quantum Technologies, altri studenti magistrali, spero anche di altri dottorati, che secondo me è stata una cosa molto interessante i colloqui che abbiamo avuto, perché soprattutto i giovani sono i ragazzi che sono i protagonisti di queste cose qui, e quindi domani mattina lo replichiamo, se sopravviviamo la notte, penso di sì, se non moriamo e soffriamo. Quindi io direi che qua possiamo chiudere la diretta. Adesso non so se effettivamente riusciremo a chiudere la diretta con il CSI. Cioè, la chiuderà. Io rimetto la solita slide di chiusura. Ho messo anche il foglio film, che è sei mezzo per chi è interessato, il foglio film per avere attestato. E non so, Maurizio, io penso che abbiamo chiuso. Io direi che abbiamo più o meno concluso. Se vuoi dire le ultime due parole tu, altrimenti poi possiamo salutare i ragazzi che sono connessi. Anche Rosario, ci sei ancora? Poi anche tu devi dire l'ultima parola, non ti avevo visto, sei ancora connesso. Comunque se vogliamo appunto salutare, penso io, che io vorrei solo incoraggiare i ragazzi che hanno dubbi e curiosità su fisica, spesso hanno l'incertezza su iscriversi a ingegneria, a fisica, qual è la strada migliore. Se vogliono venirci a visitare, a chiedere, a chiamarci, a contattarci via i canali social, o anche scrivendoci una mail per parlare e chiarirsi i dubbi. Noi siamo sempre disponibili a farvi capire che cosa significa venire a studiare fisica e aiutarvi a prendere una decisione a favore o contro, diciamo, per favorire, diciamo, le vostre naturali predisposizioni. Rosario? Stessa cosa, io invito tutti quelli che sono stati incuriositi dal corso di laurea in ottica optometria, che pur essendo all'interno del Dipartimento di Fisica, diciamo, ha delle peculiarità un pochettino diverse, quindi invito tutti quelli che sono stati incuriositi da questa opportunità a contattarci attraverso i contatti che vi ha già mostrato il professor Testa e anche il professor Paolillo. E quindi l'invito è sempre quello di fare domande e informarsi prima di intraprendere una scelta che poi vi terrà comunque impegnati per un certo numero di anni, e quindi sarebbe sgradevole se fosse poi quella sbagliata. Esattamente, esattamente. Ok, cioè l'attestato sì, qualcuno in diretta di parlare dell'attestato, sì, arriverà per mail. E direi che a questo punto noi possiamo chiudere. Grazie a tutti, noi ci rivediamo qui domani mattina. Rosario, non so se ci sei pure tu, Maurizio si va a fare il cambio da Gaetano, tu ci sei anche domani mattina? Penso che potrò esserci almeno per una finestra, dai. Benissimo, noi iniziamo alle 9. Grazie, perché è anche importante anche a parte di ottometria, comunque è interessante, anche perché resta lì, quindi comunque certo. Sono messaggi che possono essere utili, va bene. Allora, grazie a tutti, io direi che possiamo chiudere, quindi arrivederci e a presto, domani mattina. Grazie.